Per tutti gli interessati, scrivo un po' da causa problemi tecnici, molto tecnici, molto problemi. E vabbè, e quindi c'è anche YouTube, ma oh, si farà come si può. Tanto poi ce la ricaricherò, quindi alla fine non è che sia il problema. Ok, detto questo, a questo punto direi di ripartire da qua, in qualche modo ci siamo sistemati. Tra l'altro dovevo anche finire di fare un programmino che mi sto facendo apposta per le live, adesso l'ho attaccato al coso, vediamo se parte con l'avatar che fa. Ecco. Giustamente Schia, Delphi e tutto il resto, mi mancano i suoni, mi manca il resto. E quindi è praticamente una form FireMonkey trasparente con Trasparente. l'animated image, funziona perfettamente. Se clicco Bello. fuori dalla grafica, clicco attraverso, quindi è trasparente proprio nel vero senso della parola. Allora, abbiamo con noi Carlo, che avete già visto in tutto questo inizio travagliato. Per fare questa la prima live non è partita benissimo, però per fare un po' di prove, la prova del code direi che la frittata è fatta per vedere direttamente assieme ai creatori. Abbiamo già fatto una live simile con IORM, però puntavamo a finire prima perché quella è durata fino all'una e ancora nei corridoi si mormora, cioè veniamo io e Maurizio presi da parte e contestati per aver tenuto gente fino a una certa ora. No, e quindi l'idea è di vedere dei tool sicuramente interessanti come gli Style Components, che alcuni dei quali non ho mai provato, nel senso che non ho avuto occasione. Grazie a Dio, qua Nick, abbiamo abbiamo le appena iniziato notifiche, a quindi seguirti. guardatevi Silicon Valley, una grande serie. Ho adottato grazie per il follow. Scusate se sono Nick, cambia Nicola, poco ciao educato, Nicola. ma se qualcuno segue per caso qui e non ha seguito altrove, ho fatto un po' fatica a avviare la live. Quindi di solito non ci sono intoppi, ma oggi. Quindi l'intento era vedere questi componenti, però in maniera molto guidata, nel senso che io faccio finta e sarò molto bravo di essere uno che non ha mai visto questi componenti, e con l'aiuto di Carlo l'idea sarebbe dire ok, provare a scaricarli, installarli da GitHub e vedere un po' quello che, cioè muovere i primi passi. Quindi idealmente uno che magari vede la stessa cosa più avanti può prenderlo come tutorial, magari un po' lungo, chiaramente l'introduzione sarebbe più leggera, però ecco, l'idea è proprio mettersi nei panni di uno che dice ok, non sono sicuramente complicati, questo è poco ma sicuro, anzi direi che dalla parvenza. Buonasera, buonasera, adesso vedo, dopo vedo solo questa chat e non vedo quella di YouTube, ma dai, ci sta. Ma Quindi scusa Marco, ma io devo fare quello che fa finta di averli scritti i componenti, visto che tu fai finta di non averli mai In visti. teoria sì, perché ti ci vedo Li ha lavorare ogni scritti conferenza, quindi io lo so ChatGPT, li ha che scritti. sono. No, ChatGPT Sì. non è così risoluto, secondo me. Quindi, per cui proprio dall'installazione e poi le cose che in realtà poi alla fine ritieni anche tu così di suggerire, di far vedere. Aspetta, che vedo una riga. Tra l'altro c'ho un window capture che è rimasto. Vabbè, poi sistemerò anche questa configurazione. Adesso ri rimuovo una scena e mi crescerà tutto. No, spero di no. Ok. Intanto mi era venuto un dubbio. Siccome ci sono sia su Getit che su GitHub, Sì. è indifferente oppure c'è una delle Allora, due versioni che si consiglia rispetto alle altre? io consiglio sempre quella su GitHub perché è di circa un mese, 2 mesi più fresca, perché io su Getit per fare l'aggiornamento non c'è purtroppo un meccanismo automatico, devo mandare una mail a Serge e gli dico guarda, scaricati la nuova versione, caricala su Getit, dopo 3-4 giorni la carica. Quindi non, Quindi io la fanno loro sempre. questa cosa Sì, qua? Ah, la perché io fanno non ho mai. loro.
La fanno loro, io gli dico dov'è il repo su GitHub, gli mando un'icona in più che è quella che loro usano per metterla come Sì, icona dentro nel loro e nel poi fanno market, tutto sì. loro, sì, però appunto purtroppo non c'è un meccanismo automatico, cioè io tutte le volte lo devo avvisare, chiaramente io faccio una release magari ogni settimana perché comunque soprattutto se ci sono dei bug fix un po' bloccanti li fisso subito, diciamo che comunque la versione che c'è su adesso su Getit è la 3.5.1 di 10 o 15 giorni fa. Quindi è abbastanza recente. Però io ti consiglierei di partire da quella su GitHub, perché c'era una novità che ho aggiunto oggi, che Sì, su me questa versione l'avevi. non c'è. Però per dire, Però se uno sì, si è può pigro, cercare. diciamo da qui Stylet, sì, se li può cerchi partire. fuori. Quindi io da bravo diligente vado qui e cerco Style Components. Di solito io cerco prima ETA perché è più comodo. Però magari escono fuori cose che non hanno. No, è stato fortunato, quindi con qualunque client, GitHub desktop o qualunque cosa voi vogliate, da qui si va come sempre a fare il copy, a parte che sì, c'è anche il comando, quindi se avete GitHub desktop, Dio, questo sì, questo è il mio povero Prometheus che è ancora lì in attesa che qualcuno, cioè io, trovi il tempo di gestirlo, però adesso faccio una open, così me lo va a aprire lui. No, non è di che mi propone l'ultima location. Si capisce già i miei framework preferiti. Quindi lui qui clona tutti i sorgenti. Sì, di solito faccio così anche perché fai un pull, tiri giù l'aggiornamento, poi vai a installare. Ciao Marco, ben arrivato. C'è stato un po' di confusione stasera. Non E si è quindi ancora perso niente, insomma. però se vedo che funziona poi adotto questa modalità, cioè o zoom o qualcosa e vado. Quindi qua c'è tutta la storiella delle versioni, quindi 7 ore fa, quindi fresco fresco di giornata. Immagino ci sarà un package group o qualcosa da andare a installare. Andiamo a vedere qua. No, dov'è? Code, dev packages, immagino, e 12, c'è una 12, Sì, c'è. ce ne sono due, quello di base e quello per i componenti animati, quindi devi caricare l'ultimo, quello sotto. Allora, di group, Quello che... perché sono due group, ok. Sì, perché il secondo, siccome è collegato con Schia, per evitare che chi non ha Schia, perché non lo vuole, oppure non lo vuole usare, ho tenuto separati i due package group. Quindi sono da caricare, da installare entrambi Sì, fondamentalmente. Cioè se uno esatto, ovviamente sì. vuole, c'è Redmi che compare, che anche questo è utile, quindi per uno che vuole un attimo avere un... Allora, build all. Poi chiaramente ci sarà da impostare qualche percorso. Vabbè, se uno vuole compilare con runtime package o meno, oppure usare direttamente le unit. Esatto, sì, il percorso poi uno se lo crea, ma tutte le demo che trovi già dentro compilano già senza percorso perché usano i percorsi relativi Ah, dei vanno sorgenti. direttamente, sono a puntare alle unit. Sì, puntano Chiedono se questi direttamente. componenti funzionano anche con versioni Delphi presenti da 12. Direi di sì, perché Sì, funzionano dalla versione X6. quindi io dicevo sì per fama, perché so che Funzionano in appunto. pratica dalla versione che fornisce GDI Plus, diciamo Ah, giusto, da perché cui Delphi ha iniziato a fornire le routine di GDI Plus perché i componenti sono disegnati con GDI Plus. mentre per gli animated ti serve Schia, perché Per gli l'animazione è animati fatta serve con, Schia, quindi da X7, perché Schia è compatibile da X7. che comunque è una bella compatibilità per una libreria, Sì. cioè che è arrivata da... Eh sì, ci sono diversi if dev dentro proprio perché soprattutto legato al tema Virtual Image List e al tema Image Name e al fatto che hanno introdotto in 10.4 l'Image Name e quindi i componenti quando li sviluppi e ti devi agganciare l'Image List per agganciare le icone,
devi programmarli, diciamo, per agganciare l'image name primariamente dalla versione 10.4. Però per le versioni precedenti di Delphi image name nemmeno esiste, per cui sono stati ci sono una serie di if-def per evitare di... Comunque sì, io di Sì. solito li testo sempre. Allora, vado qui, quindi c'è la cartella source, seleziona, add, e così dovrebbe compilare senza colpo ferire, come si dice. Esatto. Ok, quindi fondamentalmente io mi dovrei trovare se... Questo è VCL, no? Noi parliamo sempre di VCL Esatto. in questo Sì, caso perché... assolutamente sì. Perché È solo VCL. FireMonkey ha già tutto, mentre VCL che ovviamente è limitata nel... Se vado a vedere qui in fondo, nella palettina, adesso poi la zoomo così sì, forse ci riesco, se non ho la mia testa in mezzo, sì. Ci sono un po' di pulsantini, un po' di task dialog, DB Navigator, Bind DB Navigator, Button Group. Quindi sì, non è che c'è solo il pulsante, però ci sono un po' di... Diciamo che sono tutti componenti che all'interno hanno dei pulsanti, tipo la toolbar, tipo la DB, il DB Navigator, tipo appunto il button group o il category buttons, più i pulsanti nativi, cioè proprio i pulsanti, i semplici Mentre qua pulsanti. gli animated hanno button task dialog, lo mettono sulle... Sì, Esatto. sulle... è il pulsante con quelli animati. Ok, quindi tu suggerisci di partire da un demo oppure... No, no, io partirei dal componente proprio il basico, lo styled button, che è il terzo, quello lì, esatto. Oh, me lo trascino, quindi sembrerebbe un... No, già un aspetto diverso in realtà andandolo a vedere un po' che ha un bordo leggermente più sfumatino, che già, infatti vorrei fare un raffronto. Sì, bravo. A parte che qui ovviamente lo stile non è proprio, però c'è già una certa differenza anche già a partire dall'inizio e immagino... vediamo se compila A runtime si correttamente. assomigliano di più invece, paradossalmente, perché a runtime di default lo styled button usa gli stili della VCL come colorazione, diciamo, e quindi te li trovi molto Sì, che simili. in realtà poi il button 1 che cambia molto a tutti gli Esatto, perché si sa, perché effetti. stai usando lo stile Windows e a design non lo sta applicando in realtà lo stile Windows. Esatto, sta applicando lo stile suo, diciamo, da questo punto di Sì. vista. Quindi già qui c'è una differenza. Vedo che c'è anche un editor, quindi fondamentalmente, se ricordo bene quello che... avevo un po' visto in varie presentazioni, c'è cioè l'obiettivo è dire ok gli stili, però gli stili sono fatti per dare un tono all'applicazione. Il problema è che spesso tu dai un colore ai pulsanti anche per una questione di significato, cioè dovrebbero avere tutti lo stesso uno stile uniforme all'applicazione, ma magari un colore diverso perché sul web soprattutto si fa tipicamente, magari la conferma la metti in verde, l'elimina la metti in rosso e quindi dovresti andare... Cioè, la problematica è puoi usare anche gli stili, però se tu usi stili diversi per i colori diversi, hai il colore diverso, ma hai anche dei pulsanti, cioè uno è glow, l'altro è piatto, l'altro è... Cioè, non cambiano i colori, ma cambia anche la Sì, grafica, esatto. quindi... Non c'è coerenza poi alla fine in Mentre qui, un'applicazione. cioè, l'ideale è dire, tanto la VCL gli do una sorta di stilizzazione alla FireMonkey, potrebbe essere, vabbè, non come gli stili di FireMonkey, però... Cioè gli do un aspetto grafico, però poi gli faccio variare il colore mantenendo però lo stile grafico, in modo che non sembra che un pulsante sia arrivi da una parte e l'altro arrivi dall'altro. Esatto. Quindi c'è l'editor, tra l'altro l'editor espanso si adatta, qui c'è un bel flow layout che tiene unite tutte le cose. Sì, allora in pratica sulla palette vedi Classic, Bootstrap, quelle sono le famiglie. Ok, quindi il Esatto, concetto è che c'è un classic. primo livello che è la famiglia. Il secondo livello è l'appearance, rimane sul Bootstrap che è più semplice da capire, diciamo. Ecco, Bootstrap ha due appearance, normal e outline.
Normal è la parte sopra e Outline è la parte sotto. Dopodiché all'interno dei primi due livelli c'è il terzo livello che è la classe. Molto No. ispirato un po' diciamo, a Sì, come come si fanno su stile. web. Ah, quindi tu c'hai, diciamo, un raggruppamento principale, però questi Sì, style family sono sono tre livelli. sottoraggruppamenti in un certo Sì, sono senso. sempre tre livelli, Family, Appearance e Class. Con questi tre livelli tu stabilisci fondamentalmente il tipo di pulsante che vuoi utilizzare, cioè come deve essere renderizzato dal punto di vista grafico. Dopodiché, là sopra, dove c'è Button Attributes, puoi scegliere lo stile, okay? Puoi scegliere Style, la combo Style, per cui dici se è un push button, no, lì, sempre Ah, lì, qua, esatto, scusate, allora, puoi infatti. dire se è un Command Link, o se è sono i tre tipi di pulsante, o se è uno split Ok, button. perché guardavo questo qui, ma in realtà non mi sono accorto che sta cambiando tutto quello che c'era Sì, sotto. esatto. Il draw type, che ce ne sono quattro, quindi il default è round rect, se no c'è rounded, che è quello che mi piace di più, che va molto di moda ormai. Sì. C'è il rect invece è proprio il Per i rettangolare, fanatici di e Windows, minimal. esatto, e l'ellipse, che poi a seconda di come lo stringi cambia l'ellisse. Beh, però che è molto particolare comunque, nel Sì, senso che è che molto fa un particolare. Allora, effetto. in realtà l'ellipse era nato inizialmente per fare i pulsanti rotondi. Invece, quando poi in una seconda fase ho introdotto i pulsanti arrotondati, di fatto un pulsante arrotondato con la stessa dimensione, larghezza e altezza è un pulsante rotondo, di fatto. Ah Quindi sì, così. esatto. Quando scegli il round rect, come in questo caso, vedi che ti appare il radius, per cui puoi cambiare Sì, l'aspetto. Allora, quanto è stondato. esatto, quanto lo vuoi più stondato. E poi c'è l'ultima cosa che è stata introdotta di recente, la possibilità di decidere quali sono i rounded corners dei quattro Infatti gli ho dato dei questo quattro stile, gli ho angoli. messo solo i Esatto. due, così sembra un po'. E questi però lavorano solo ovviamente sul. Con i Cioè, rounded e con i round rect. sì, il rounded non mi dà la. Perché è un bug del component editor, adesso che vedo. Perché in realtà vedi Ah, che te qua lo sta sta. applicando. Questo lo Sì. fa, invece questo. No, c'è un bug, lo vedo adesso, c'è quella parte con i quattro flag, dovrebbe mostrartela anche quando scegli rounded, non I quando quattro scegli flag ci solo. sono, infatti, Ah, eccoli lì, giusto. No, no, allora è corretto. ci Sì, ti toglie il radius manca perché. radius. Esatto, Ah, perché il radius con i rounded non ha senso. sì, perché sono tondi, tondo è tondo, Esatto, sono tondo, tondo e tondo, quindi. non puoi cambiare il radius del tondo. Ci sta, ci sta. Diciamo che questi sono gli elementi principali, poi dopo ce ne sono anche altri che possiamo vedere nell'object inspector, però Basic questi qua Color, sono quindi questi sono ritagliati sui questi colori sono le di. famiglie, esatto. Basic color sono i colori basici di Delphi, mentre SVG color è l'altro set sempre di colori di Delphi. Sì, quelli, gli Alpha Core, quelli sì che sono Esatto, sì. un po' più Che moderni. di fatto corrispondono ai colori SVG. In Delphi gli hanno dato il nome, mentre magari i più vecchi sono più abituati, riconoscono magari CLY, CL Black, CL Gray, che sono quelli standard, ma ci sono questi qua nuovi che sono CL Azure, Sì, sono almeno quelli della c'è un SVG. po' una palette, cioè forse è web safe addirittura questa, probabilmente è presa da lì e Sì, sono quindi proprio è lo standard dei colori della palette SVG. questo SVCL component. Allora, quello serve per resettare quando tu, diciamo, selezioni. Tu finora no, ancora non hai selezionato nulla perché hai giocato e non hai mai cliccato là sotto. Quindi il tuo componente, quello in alto a destra, New Classic Windows Normal, è ancora Classic Windows Normal. Non hai ancora selezionato uno stile. Se Ah, tu mi fa clicchi su vedere uno quello che qualsiasi. avevo prima e quello che Sì. avevo Esatto. dopo, perché così potrei anche. Prendiamo. Stiamo su questi così. Ok. Vedi che adesso non è più SVCL Component, cioè comanda lo stile che tu gli hai forzato. SVCL Component è un flag comodo per resettarlo, cioè dire no, questo componente deve funzionare secondo le regole degli stili che io applico all'applicazione. Poi c'è una demo che fa vedere molto bene questa Cioè lui cosa. fondamentalmente mantiene le impostazioni, però te lo fa vedere a quel punto
Esatto, te lo fa vedere con lo Normalizzato. stile VCL e infatti quando clicchi su SVCL Component salta anche sul Classic perché in pratica tu vedi che hai tutti gli stili della VCL qua, no? Questi sono stili, gli Infatti stili della VCL, mi sembravano familiari come. ma diciamo sono stili nel senso che ho recuperato dagli stili i colori, i bordi e un po' tutte le appearance, ma Non il solo quei bordo. file. Esatto, non sono quei file, cioè sono completamente ridisegnati con gli stessi colori degli stili della VCL, ma mantenendo la coerenza del radius che gli dici tu, del Comunque draw hanno type che gli tutti dici tu. l'effetto over, quindi sono tutti. Sì, tra l'altro gli stili, ogni stile ha un effetto over particolare, tipo ci sono alcuni stili della VCL dove hai un effetto over e gli passi sopra cambia colore, Sì, infatti questo tipo. è il glow. E io ho Diventa. simulato esattamente lo stesso effetto che fa lo stile. Questo Se, cambia il se... colore, questo è quasi impercettibile. Sì. Ma perché è così? Guarda, c'è una demo molto interessante. Se adesso ti faccio aprire proprio quella demo, proprio per capire il concetto di come si possono usare questi pulsanti. Uno può decidere di continuare a usare gli stili della VCL. Allora, fai così, apri la demo. La cartella demo. Sì, cioè già comunque questo giro ha dato un'idea di appunto qual è Sì. l'obiettivo della libreria in sé e poi. Ok, vai su Delphi 12, style button, perché poi qui ci sono dei vari, stanno in group, style button demo, sì. Delphi Questo qui. 12 più, scegli questo VCL style. Bram. Ok, compila e lancia la demo. Compila, quindi va. Esatto. In pratica a sinistra sono i pulsanti renderizzati con il per control style e quindi con lo stile della VCL. A destra ci sono gli style button che assomigliano moltissimo agli stili per mantenere una, come dire, una compatibilità Sì. rispetto poi a tutti gli altri elementi dello stile. Per esempio, se vai su Auric che diventa giallo. Diventa giallo anche il mio Auric perché il concetto è lo stesso Sì, fondamentalmente, perché no? se uno dice faccio un replacement in diretta, ne prendo uno che non è proprio lo Esatto. stesso, ma almeno magari metti che li uso al posto di in Sì, un'applicazione perché dove ho già un poi. tema, dopo uno dice non glielo cambio totalmente lo stile, ma gli Esatto, mantengo. continuo a dire uso un button che mantiene lo stile della VCL, perché magari con lo stesso stile la VCL poi disegna, che ne so, i tab sheet, disegna anche i radio group e altre cose, no? Però a questo punto io questi componenti, questi pulsanti a destra, posso scegliere farli round rack, insomma là sopra ci sono gli esempi, no? Posso farli rounded, posso farli round rack, cioè posso farli come voglio, mantenendo però sempre il concetto di compatibilità con lo stile. E qui va a cambiare, Beh, lì è cambia solo di proprio, fatto li vedi sul l'estetica. resto dell'applicazione, cioè li vedi Esatto, solo. questo per vedere come, perché alcuni pulsanti poi si vedono meglio. Con certi stili Oh, comunque, non è che ne hai dell'applicazione. messi due, cioè ne hai messi. E no, sono Ci mappati sono tutti. 40 Ogni volta che esce una stili. versione, infatti, nella demo, le demo di questi style, perché ogni volta che esce una versione nuova di Delphi, carico tutti gli stili forniti in Getit e rimappo le. Ma poi alla fine sono 5-6 valori che vanno rimappati, il Cioè, ho colore visto normale, il colore. librerie, ad esempio, sul web di stili con meno stili. No, E no, sì, quindi di stili ce n'è. c'è l'enabled. Tra l'altro, l'enabled è tutta una. Cioè, essendo custom draw, l'enabled è tutta un'altra famiglia in un certo senso. Cioè, devi disegnarlo. Cioè, come se tu lo disegnassi ex novo, è come se tu di 40 stili ne avessi poi 40 per 4 alla Sono fine. per 5 gli stili, gli stati di un pulsante sono 5, sono normale, premuto, Ci sei selezionato quindi sopra. col focus, hot, cioè quando ci passi sopra, e disabled. Quindi sono gestiti tutti e cinque gli stati. Per ogni stato devi stabilire quali sono gli aspetti grafici dello stato. Se ritorni adesso su una, diciamo, una forma con su un pulsante, possiamo andare a vedere nell'Object Inspector un po' tutte queste. Anzi, direi di aprire una demo che già ti fa vedere un po' come li puoi utilizzare poi i pulsanti, che poi è la demo
più carina che c'è dentro. Sì, perché uno dice, vabbè, magari Allora, cambia vai lo in demo, stile, vai però. in sempre style buttons demo, Sempre qui. scegli 10.4 più. No, Ok. scusi, non 10.4, no, no, questo è sempre lo stesso tipo di demo, però con gli stili di 10.4. Infatti io ho detto sarà uguale. No. Vai in style button demo e fai 10, vai dentro qua, fai 10.3 più. Ok, style in button demo, quella lì. Esatto. 10.3 più. Perché usa la virtual image list. Ah. Ok, a questo punto puoi fare una build e qui diciamo questa demo ti fa già vedere un po' come sono applicati i vari stili, ma poi anche, per esempio, se vai nella pagina di Angular, ti fa vedere come puoi avere gli icon buttons, i fab, e quindi ti fa anche un po' capire, poi andando dentro a vedere come sono impostati, Ah, Fab, come si font, possono. Absom, Sì. è preso dal, sì, che hanno questo prefisso nel CSS. Dai, Esatto. cancel, abort, infatti no e close sono in rosso. Sì, esatto. C'è anche questo concetto che un pulsante può cambiare stile in base al suo valore di modal result. Questo è stato fatto perché, siccome sempre nella stessa libreria ci sono le dialog, cioè il concetto dovrebbe essere: io devo essere coerente con i pulsanti in tutta l'applicazione, fino anche alle dialog. Quindi, se sto usando uno stile di pulsanti, voglio anche che le dialog usino quello stile dei pulsanti. E se in Bootstrap ho i pulsanti verdi per dire ok e rosso per dire annulla o cancel, anche nella dialog mi aspetto di avere gli stessi colori dei pulsanti sostanzialmente. Quindi se io faccio una roba... Ah no, beh, qui mi sta solo dando il... Esatto, qui se cambi lo stile, qui ti fa vedere il concetto di prima. Se torni nella Classic Button, questo, e cambi lo stile, Quindi metto uno... vedi che di queste due colonne, la colonna di destra sono gli Styled Button che però assomigliano alla colonna di sinistra, che invece sono dei veri button di Delphi. Beh, sono Ok. praticamente identici, qui Sì. sono... Quindi se qui clicco questo però è lo stile della VCL o è... No, qui è lo stile della VCL perché non ho integrato la styled button. C'è un trucco per capire se stai usando gli styled button. Hanno un default, e cioè compare la manina quando passi sopra uno styled button. Ah, quindi anche usati nelle dialog. Questa non so come dire, una sorta di firma che ho deciso di mettere nei componenti per me, perché per me non ha senso che in Windows, quando ti muovi con una freccia e passi sopra un elemento che è cliccabile, non cambia di Diciamo è default il molto cursore. mimic del, cioè questo è Electron senza Electron. Sembra web. Chiedono se i numeri negli icon sono personalizzabili, penso di Certo, sì. certo. Adesso andiamo a vedere come funziona. Design, si vede tutto. Sono i, Questo lo come vedi si a chiamano, i runtime. badge, sono i classici Sono i badge badge, del... esatto, sono i badge. Però sì, questo è uno showcase, fa vedere cose diverse in ambiti diversi, giusto per... Sì, esatto. Qui ha Qui fa aperto vedere che puoi aprire lo stesso editor anche un... a Ah, è runtime. Se integrato vuoi, per nel... esempio, dare la possibilità all'utente finale di customizzarsi i pulsanti della sua applicazione, fino a fargli definire a lui gli stili di default, puoi usare lo stesso editor che è usato nell'IDE per lo sviluppatore, lo puoi usare anche nell'applicazione. Basta dargli una direttiva di compilazione particolare e lui toglie le uses di design di Delphi e lo puoi usare a runtime. Quindi è lo stesso codice dell'editor usato a runtime.
Sì, infatti poi vedo che se scelgo questo qui cambia, se do l'ok, lo vedo cambiare qui. Sì, perché poi agisce esattamente sul pulsante. E qui lo sta facendo proprio per tutti i pulsanti a questo punto. Sì. Ognuno ovviamente a modo suo, quindi infatti qui adesso me l'ha stondato di più e mi ci ha Sì, messo l'altro certo. stile del... Esatto. Ok. Allora, per esempio, no, torno un attimo sulla fork, volevo far vedere i numerini come si impostano, visto che ti hanno chiesto. No, ma a design, perché così vediamo Ok. anche un po' di. Cioè ne faccio una nuova No, ex no, no, novo. Ah, apri questa la main for direttamente. unit, esatto. Ok, vai proprio direttamente su Vai sotto queste. Angular. Vai, scegli uno di quegli icon buttons. Allora, sfruttiamo questa visuale per vedere il concetto che abbiamo visto nel Component Editor anche nell'Object Inspector. Allora, se scendi un po' verso il basso, sono tutti raggruppati, si chiamano tutti styled. Eccoci qua. Allora, il primo livello è Style Family. Non è Questo qui. ovviamente essendo... Esatto, questo è il primo livello. Tu decidi Style Family, in questo caso è Angular Light. Ok, vedi che sono gli altri, sono i classic, booster, angular, Quelli light, che dark, vedevamo basic. prima qui nelle Esatto, tab. esatto. Poi il secondo livello è style appearance, che in questo caso è basic piuttosto che flat, raised e stroked, perché Strode. questa famiglia ha questi livelli. Bootstrap ne ha solo due, al normal e l'outline, per esempio, no? Quindi E il se io terzo cambio livello, qui. Qui mi certo. dà il default normal e se voglio usare l'altro prendo l'outline. Infatti vedo che c'ha che Sì. qua mette il tondino attorno e ha fatto un font un po' più piccolo. Esatto. E poi il terzo livello è class, styled class. Invece è più legato a per che cosa lo stai utilizzando. Cioè Esatto, sì. primary, se lo metto così, qui sta colorando il bordo, Fai... quindi qui fa il bordo verde, qui lo farà rosso, esatto, Sì. quindi Esatto, esattamente. Quindi la stessa cosa che metti nell'Object Inspector lo puoi scegliere qui. Stessa cosa, qui hai Style Radius, come abbiamo visto, sì. hai Style Draw Type, in questo caso è Ellipse. Vedi, questo qui era uno dei primi esempi, usavo l'ellipse ed è rotondo. Qui se scegli anche Rounded è uguale, non cambia niente con un pulsante che è esattamente quadrato, Sì, mentre perché l'ellisse l'ellipse, diventa un cerchio, esatto. invece così diventa un pulsante. Esatto, così diventa quadrato oppure quadrato con gli spigoli se è proprio rect. Quindi questa è la stessa cosa visto da questo punto di vista. Style name invece, da non confondere, è la proprietà che hanno aggiunto per control style. Ora, Ah, sempre qui c'è nella proprio logica, questo il tema della VCL in questo caso. esatto, questo è il tema della VCL. Qui introduco il concetto che tutti i componenti, gli style component, sono compatibili al 100% con le proprietà dei componenti dei gemelli VCL, perché uno degli aspetti è la possibilità di prendere un'applicazione e con poche righe di codice sostituire, semplicemente registrare e dire con un meccanismo di interposer, che magari possiamo anche vedere perché non è complesso. Sostituire completamente i pulsanti di un'applicazione e quindi quando l'applicazione carica dai DFM i T-button in realtà va a caricare un T-styled button e a renderizzarlo allo stesso modo. Rispondevo che mi chiedevano che fine abbiamo fatto da un'altra parte. Giustamente ci Perché era sta, semplice. cioè, li posso capire, quindi. Allora, eravamo arrivati al numerino. Allora, il numerino sono i badge, quindi vai sopra dove c'è badge qualche cosa. Se non ricordo male, vedi che è una cosa che ho introdotto di recente, non mi ricordo nemmeno io come si chiama. Forse sotto qualche notification badge. Ah, sì, notification badge, giusto. Perché Ok. giustamente ha tutte le sue proprietà. Esatto, sono proprietà interne per cui gli dai il colore del notification badge. Poi lui funziona in questo modo, puoi dire ok e gli dai il font color se lo vuoi nero su giallo per dire, piuttosto, perfetto. Poi puoi dargli un custom text perché non so, vuoi scrivere XX invece che dargli un numero.
Ho fatto una cosa che è un pugno in un occhio, però questa è colpa mia. Puoi dargli un custom text. Se no, normalmente lui lavora con notification count, che è un integer. Ok. Ah, poi gli dirai se far vedere l'uno o l'altro. Esatto. Notification count, max notification. Ah, scusa. No, Notification count, no, allora. avevo scelto un altro. Ecco perché non vedevo. Ah, ok. Non vedevo Esatto. perché avevo scelto l'altro e Allora, il quindi. concetto è se vuoi fare custom test, vince custom test. Ovviamente. Invece normalmente lui lo aggancia a un evento, che ne so, ti sono arrivate delle email, tu ti sono arrivate 10 email, qui scrivi 10 in notification count. Ma se il notification count supera il max notification, ti mette il meccanismo che ti crea 99 più, oppure se gli metti. Quindi a livello applicativo, tu per aggiornare il badge lavori solo su notification count. Sì, mettiamo che uno c'ha anche un binding e così non devi neanche fare conversioni, non devi fare Esatto, nulla, cioè è già. lo agganci al binding, al campo che ti dà il numero di email ricevute non ancora lette, Anche e perché il lui. badge, se fa vedere qualcosa, 99,99% è un numero, quindi Sì. quantomeno, insomma, quello è l'utilizzo principale. Puoi scegliere Esatto. dove metterlo, puoi scegliere se farlo piccolino, ovviamente qui non c'è il testo. Ecco, qui è come dire è arrivato qualcosa, se invece lo allarghi lo puoi vedere, puoi Sì. mettere in basso a Anche destra, in perché sono basso a sinistra. cose che puoi decidere magari che quando vai over al pulsante gli cambi la proprietà del notification badge, per cui magari sono tutte cose che pensate poi a runtime. Non so, vuoi che ti rimane il pulsantino, il pallino piccolo, e poi quando ci passi sopra col mouse invece gli cambi il tipo di notification e fai vedere il numero. Ci si può sbizzarrire poi in mille modi. Il text custom è, per esempio, non so, un punto esclamativo che ti dice Sì, ti devo proprio quella cosa warning, che per magari quelle è. cose particolari, esatto. Questo è un altro aspetto dei pulsanti. Finora abbiamo parlato solo di pulsanti come se fossero dei button. Allora, ci sono anche i pulsanti invece grafici, ok? Che sono l'equivalente di uno speed Andiamo a button. vedere comunque su GitHub c'è poi tutto Sì, no, a livello il di documentazione codice. c'è tutto molto spiegato Infatti è bene. sempre interessante poi andarci a spulciare dopo per vedere. Anche Sì. perché componenti non è un argomento di cui si parla spesso, anche cioè non, ci sono delle cose che non sono nuove perché se prendi un testo vecchio. Però le proprietà embedded, componenti all'interno dell'altro, ci sono un po' di novità che chiaramente ci vuole un testo aggiornato, qualcosa di aggiornato e sviluppare componenti non è spesso. Perché avere un editor come quello di prima è una cosa molto comoda, anche perché tu non, è vero, cambi le proprietà, fai presto, ma con quello tu vedi, fai raffronti, Sì, vedi, hai vedi. subito il feedback Cioè, immediato quello è il del vero valore aggiunto di usare. il feedback, e anche siccome hai 5 stati, tu almeno gli stati li vedi subito, cioè il pulsante quello in alto a destra, se torni un attimo nell'editor, fai doppio clic su un qualsiasi pulsante. Qualunque. Ok, praticamente là in alto, prova a passare sopra quello in alto a destra. È un pulsante vivo, quindi vedi che cambia anche il Sì, colore si quando ci passi vede, su. parla Cioè, anche da anche tooltip. ottieni, e anche se ci clicchi sopra, quindi ottieni, vedi anche l'effetto. Anche questi qua sono tutti pulsanti vivi, per cui vedi l'effetto con cui ci passi sopra. Quando ci clicchi sopra, cosa succede? E lo vedi anche da Comunque là. Quindi è scelgo. un editor che ti fa anche proprio capire qual è già l'effetto a runtime che tu Se no ottieni, mentre mi design. tocca girarli e vederli, invece così dico, perché Esatto. a me devono piacere tutti gli stili del pulsante, non. Esatto, anche quando ci passo sopra, anche quando lo clicco, cioè devo avere la possibilità di. Dopodiché, dopo aver scelto questo bellissimo colore e fai apply. Cioè, c'è questo che più apply lo applichi In no, così. realtà, se non vogliamo essere limitati, fai pure apply e andiamo di nuovo nell'Object Inspector.
Quindi a fare ok. Quello che lui fa in realtà è andare, esatto, sei proprio sui cinque, è andare a impostare questi cinque stati e prova a espanderne uno di questi cinque stati. Lui Chiamali normal. va a definire tutti gli elementi grafici. Per Tutti i set delle cui proprietà che ti dicono come deve apparire. volendo, non ti piace che comunque ti piace tutto lo stile Bootstrap. Ma non ti piace che il bordo sia di 2 pixel, ma lo vuoi di 10? Tu puoi cambiare il border width di 10, mantieni tutto il concetto dello stile Bootstrap, ma gli dici border width 10. Ok? Vedete che è Ok, quindi diventato un po' più esatto. grosso, però il resto, cioè, quindi Diciamo quello fa da template e dopo da lì c'è un poi. template di base e poi da lì, diciamo, vai a cambiare i singoli elementi, il font color. Non vuoi che, per esempio, molti pulsanti il font è bold. Magari non vuoi che sia bold il pulsante, vuoi che sia sempre uguale, ma non vuoi che sia bold. Si può andare anche a intervenire specificamente proprio su quegli attributi singoli. L'unica, diciamo, un po' fatica, perché un editor, si potrebbe anche pensare a un editor avanzato che ti permette di agire su tutti questi elementi. Se tu cambi il font, devi farlo su tutti e cinque gli stati. Oppure puoi decidere che quando è normal il pulsante è al font leggero e quando ci passi sopra invece diventa il font grassetto. Cioè sei Sì. libero di fare tutto quello che vuoi sul pulsante, perché lì hai tutti e Fondamentalmente cinque gli questi sono stati. dello stesso tipo, potremmo dire, come proprietà. Sì. Però sono dello stesso tipo, ma Legate ciascuno agli cambia. stati. Esatto, vedi che per esempio tu hai scelto l'Auric, no? L'Auric quando ci passi sopra è giallo, no? Infatti se apri border button style hot, il button color è quello lì, Però le proprietà dell'Auric. che vedo qui sono le stesse che vedo qui, però queste sono riferite a diversi Esatto, stati vedi del che non sono in grassetto qui le proprietà, vuol dire che sta usando le proprietà della family definiti del. dai tre livelli, bravissimo. Quando invece su una di quelle proprietà tu vai in override, cioè la modifichi, allora stai cambiando, ok? Questo vuol dire che quando vai hot, addirittura puoi decidere che ne so, che quando passi sopra un pulsante da quadrato diventa rotondo e quando lo selezioni da rotondo diventa quadrato, cioè puoi addirittura avere delle forme di pulsante diverse a seconda dello stato del pulsante. Infatti qua mi ha tolto il bordo, Sì. sta cambiando parte il colore che lo faceva già prima, ha rimesso anche il bordo diverso, Sì, quindi perché qui tu il ti bordo fa l'hai vedere cambiato proprio solo nello anche, stato normal. Sì, questa è perché una tu il preview bordo dello l'hai. stato attuale del pulsante con le tue customizzazioni, Esatto, quindi queste esattamente. sono dei template, però Esatto, poi di poi. là se vuoi tra virgolette farti del male, no, nel senso appunto se vuoi è veramente flessibile al 100% da questo punto di vista, ma la cosa che volevo far vedere di maggior flessibilità, perché mi piace, visto che è la prova del code, andiamo un po' sul code, no, giusto? Sempre questa applicazione oppure. No, allora c'è una demo. C'è una unit che ti farei aprire per far vedere come è semplice anche prendere un pulsante e inventarsi un nuovo stile da zero. Quindi apri semplicemente la unit che trovi sotto source, che l'ho messa sotto source anche se non è Ah, ok. compilata, e si chiama VCL template qualche cosa. Adesso se la vedo. L'ultima, quella lì, template button styles. Aspetta Ok, che abbiamo il vediamo. font. Allora, code only, là, così. Benissimo. Ok, questo è un template di base per spiegare come è semplice anche costruirsi un proprio stile custom, una propria famiglia di stili di fatto custom. E c'è anche la possibilità, poi lo facciamo, lo farei proprio in tempo reale, perché ci mettiamo 5 minuti, di registrarli nei componenti e di averli a disposizione già nell'IDE.
Ok, guardiamo, All'interno sì, dell'editor, quindi. anche già integrato all'interno dell'editor. È per Sì, quello anche perché che. immagino che sarà quello che tu poi fai quando aggiungi nuovi stili. Esatto, esattamente, esattamente. Allora, questo è molto semplificato, però i concetti ci sono tutti. Se vai su all'inizio, banalmente si definiscono le Ah, costanti che definiscono il nome della famiglia, in questo caso è un semaforo, cioè voglio un pulsante che mi rappresenti un semaforo, verde, giallo, rosso e spento. Ok, quindi questi sono i nomi delle che do alle classi e questi sono i nomi delle appearance, me ne sono inventati due, normal e outline. E questo è il bordo di default che gli do, così se posso farlo più grande, più piccolo, eccetera. C'è un'unica interfaccia che va implementata che è questa. T-Semaphore Button Styles deve implementare l'interfaccia A-Styled Button Attributes. Quella lì. Esatto. che è quella che poi restituisce, cioè quindi questi li puoi mettere direttamente anche nel codice, però è chiaro che qui sono molto più comodi. Sì, sono comodi perché poi è spiegato anche in una pagina, perché poi c'è una scorciatoia quando tu via codice vuoi creare un pulsante e puoi dirgli mio pulsante uguale tSemaphoreButtonStyle.createStyled invece semplicemente di create e gli passi sempre la terna family, class e appearance, facendo createStyled con un'istruzione tu crei già un pulsante con lo stile che tu vuoi. Se guardiamo l'implementazione è banalissima, queste sono tutte le interfacce che vanno implementate, il nome della family, l'appearance e i classes. Vediamo cosa sono, sono degli array appearance e classes. Sono definiti var qui Sono. Ah, dentro. aspetta, ok. Esatto. E no, non riesci perché non sei dentro nessun applicativo, per cui ok, Ah, comunque giusto, vedi, giusto. Ho sono aperto direttamente il file. Quindi se io voglio aggiungerne uno, devo aggiungerlo in un package mio. Sì, perché No, no, faccio. no, la cosa più semplice è aggiungerlo nel package suo degli styled components. Se vuoi lo aggiungiamo anche subito. Apri Cioè, lo styled pattern component, bravissimo. quindi io apro il mio Esatto, fai view CL. source oppure fai da qui add, lo fai a mano anche da qui, fai add. Però non aggiungo il file, ma faccio un copia e incolla No, del. no, no, aggiungi il file in questo caso. Vabbè, in questo caso aggiungi il file, no? Come se l'avessimo poi scritto noi. Ah, ok. Sì, tu aggiungi il file e lo compili. E fai la build. Quindi E il package ricapitolando, runtime è già a vediamo se adesso posto. riesco a arrivarci. Stale Secondo me se fai la build, sì, anche se non fai la build ci arrivi. Sì, button appearance. ti ha aperto la uni button style attributes, che è quella invece Button di sistema. class, sì, sono dei tipi clear, solid, ci Sono sono un degli po' di. array, sono degli array. Ma sono semplicissimi perché se torni qui, vai in fondo nell'initialization, vedi come vengono inizializzati gli array. Vai in Allora, fondissimo. non è questo. No, in fondo, initialization. Ah. Ecco qua. Tu hai quattro classi, inizializzi Ah, ok, l'array qui gli e gli dai passi le quattro proprio il. classi. Basta, questa è l'inizializzazione. È molto semplice. Sì, non è che ci sono un po' di righe, però insomma, questo codice mi Poi sembra che lo capisca anche. l'unico codice difficile è l'implementazione di update attributes. Se tu entri, ma sono 50 righe di codice, adesso te lo faccio vedere. Eccolo qui. È banalissimo. Definisci il colore e il font in base al nome della classe. È per quello che sono comode le costanti, perché poi tu Esatto. in Poi giro fai button delle green, assunzioni sui default, esatto. sui. Se è button green, allora il colore del pulsante è CL green e il font è bianco. Mentre il giallo sta meglio col font nero. Il red sta meglio col font bianco, oppure possiamo dire che il red lo vogliamo col font, che ne so, possiamo sbizzarrire. E qui abbiamo definito già la base, no? Normalmente la base è il colore del pulsante e il colore al font che gli vuoi dare. Poi andando avanti decidi qual è l'outline. L'outline è un flag per dire ok, devo gestire le due tipologie, se è un pulsante outline o no. Poi di default li voglio di tipo rounded, quindi questi hanno come default che vengono sempre, tu appena metti un pulsante di questa nuova famiglia saranno di default rounded e come bordo quel bordo lì, Sì, che è una perché alcuni costante stanno meglio in un definita. modo, alcuni in un altro, quindi partono già così, poi dopo in realtà tu te li puoi Esatto. cambiare. E poi guarda, qui è banale, se outline devo dire che il draw style è clear e il border è solid.
sotto il contrario, che non è outline, quindi non è il col bordo. Però questa è roba della libreria. Cioè, E certo, sì, quindi sono ti tutti gli aiuta anche a attributi. costruirlo perché ti dà già degli helper per disegnare Ah, qualcosa di sì. Esatto. fondamentale al netto del colore, al netto del. Poi la cosa importante è che dopo che hai definito il pulsante di base, torna su un attimo perché ti sei perso un pe... Sì, Ecco, guarda queste sono andato quattro giù. righe. Queste quattro righe di codice, tu dici, io una volta che ho impostato com'è il pulsante normale, cioè quando lo vedo a video, devo decidere come deve essere visualizzato, come si deve comportare negli altri quattro stati. E Io dici, allora la cosa intanto più parto semplice da è... quelli Esatto. uguali e li faccio delle copie, poi dopo decido le differenze. Esattamente, vedi? Qui c'è anche l'esempio. Button down, color as button color and more border. Quando lo schiaccio voglio il border grande di 2 pixel in più. Border width e button border più 2. Oppure ci sono anche delle routine già comode, light and color, ti serve per prendere un colore e farlo più chiaro del 50%. Oppure dark and color, sotto c'è l'esempio. Quando vado hot voglio che il colore, quando ci passo sopra, mantenga il giallo del semaforo, ma diventa un giallo più scuro. Allora dico il button color è dark and color Queste sono cose del. della VCL. No, 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 sono sempre routine fornite da Style Ah, Attributes. VCL, ok, quindi sì, così se uno vuole fare queste variazioni ha già un helper e quindi riesce Esatto. già a. Però questa non è il codice poi del pulsante, ma il codice dello stile che dice Dello come il stile. pulsante va disegnato. Non è che facciamo una copia Esatto. di sta roba per ogni pulsante. Cioè, i No, no, pulsanti infatti. sono autonomi e per sapere come disegnarsi in base allo stile vanno a C'è la recuperarsi. regola, sì, in 50 righe di codice gli dai le regole su come si devono comportare. Dopodiché, tu adesso l'hai già compilato questo Non package, ancora. praticamente se fai un build del package, lui siccome c'ha l'initialization con la registrazione, lui in pratica il tuo package runtime è già pronto. Adesso apri il package a design, bravo, quello lì. Secondo me se Devi faccio un build, solo, lui lo no, non scarica devi qua. fare un build, ti manca, devi fare una cosa, aggiungere una riga nella unit di Ah beh, registration. sì, giusto, perché c'è il componente che manca. Ah, ecco perché non Esatto. mi ha detto, perché di solito basta Esatto. ricompilare No, basta la uses, quindi vai sopra e. Ah, è dove c'è la registrato lista. nella unit. Basta che qui aggiungi, qui do sotto anche questa, va bene. Forse lo posso fare anche così. No, strano. Ah beh, no, perché è nel Devi aggiungere package. la VCL template button style. Sì, credo che te la dia già. Eccola lì. Adesso fai la build e se fai l'inst, anzi, ti dovrebbe già dire che. Sì, perché è già installato, quindi quando lo scarica e lo ricarica dice guarda che c'è un nuovo componente. No, forse non l'ho Esatto. installato io. Forse Ma manca di fatto qualcosa. tu hai installato, tu hai registrato una famiglia, non hai installato Ah, componenti, no? giusto, Ma, perché tanto non ho un pulsante per stile, ma io ho adesso fatto. se vai su, se fai file new e metti giù su una forma vuota uno styled button, Quindi faccio una bella not sì, fai un all. guess Vabbè, to. Vabbè, salva, salva. Tanto. sì, più che altro perché se ci devo Ok. tornare, ma quindi metto giù il mio style button. Doppio clic, apri l'editor. Quindi doppio clic non va in evento clic, ma tira No, sull'editor. perché io odio l'evento clic sul doppio clic. Di solito si agganciano le azioni sui pulsanti. C'è ancora qualcuno che scrive gli eventi on click dei Questo pulsanti? Te effettivamente devo dire che sono d'accordo, così si perde anche l'abitudine. Vedi Comunque che poi posso si è testimoniare che c'è aperto. ancora chi lo fa, quindi. Vedi che c'è semaphore. L'ultima è aggiunta adesso, non c'è l'icona associata, non so come Ah, mai, aspetta, strano. sono in ordine di. No, aspetta. Ah, qua, giusto, perché io devo guardare. Devi scegliere la famiglia, quindi la famiglia Semaphore e ci sono i tuoi pulsanti. Normali e quegli outline e E poi i vari outline. stili, i green, yellow e Esatto, quindi tu clicchi su Sam Yellow, quello lì, e stai usando il tuo stile customizzato. giallo paglia, no, neanche giallo canarino proprio come però aspetta, perché. Dunque, strano, non l'ha preso, forse ho capito perché non ha incluso la unit.
Non ha incluso la Unity in automatico? Sì, manca effettivamente questo pezzo, perché bisognerebbe andare ancora nell'editor e aggiungere un'altra riga. No, devi far così, Ah, fai perché tu hai delle F12. unit condivise di stili, però devi No, includere anche il sì, tuo. purtroppo, esatto, devi, a design lui ce l'ha, ma a runtime gli devi mettere la Template Battle template, Styles. Cioè ok. Questo lui bisogna di aggiungere fatto un'altra riga si nel... trova un riferimento allo stile, ma non trova la definizione, te lo disegna Esatto, uguale. te lo fa di default, è Quindi non norma, è che te lo fa. parte, ti dà un erroraccio, ma No, anche esatto. un Questo bel. qua è il default. Vedo che forse a design non si vedeva il default. Potrebbe esserci qualcosa di strano. Comunque, questa è l'idea. Potrebbe essere che fa vedere che magari poi non ho ricompilato. Non ho ricompilato qualcosa. No, fai così, vai sul pulsante, fai F11, guardiamo l'Object Inspector, perché dall'Object Inspector di sotto capisci gli attributi che sono di default e quelli no. Scendi giù dove hai style. Quindi il normal, No, sì. no, no, non guardare questi, guarda gli stili proprio. Ah, scusa, scusa. Style Draw Type, devi guardare se c'è, se ha preso. Sembra, non so perché non l'ha preso. Qui dovrebbe avere BT Rounded, ok. Sì, perché il Diciamo che componente lì. non si streamma, però parte con un default diverso poi sul. Sì, Se sì, sì. invece io gli do la proprietà, probabilmente quella la prende e la mantiene. Esatto. Perché è salvata, la vede in grassetto e Ok. Poi se non vogliamo tirare mezzanotte, conviene iniziare a vedere tutti gli altri componenti. quindi. Vabbè, Questo è adesso uno facciamo una solo. No, carrellata. però esatto, è uno solo ma ha dentro tutti i concetti, no? In realtà tutti gli altri componenti, a partire dal graphic button, è lo stesso concetto di pulsante, ma è un pulsante totalmente grafico. Quindi come Questo lo vuol speed dire che gestisce button. anche la trasparenza. Cioè posso metterlo su un'immagine e posso anche dirgli che è transparent. Un graphic button. Quindi tu dici, diciamo, un demo che vale per tutti. Vabbè, devi usare l'image list, non hai il. Sì, no, c'è anche glyph, c'è anche Ah, glyph, dovrebbe esserci. Allora, se non è pubblicato sul graphi, no, guarda che c'è, sì. sì. Avevo Quindi io qualche. prendo un buon PNG. Non saprei dove andarlo a pescare, però qui c'è un po' di. Toh, mi prendo. Forse c'ho il mio logo. Adesso ci metto più. Allora, vedo che ti carica solo bitmap là in basso, cioè hai filtrato su bitmap, Ah. non so se... Credo che fosse una scelta. Allora, prova a tirar giù non uno styled graphic button, ma un styled speed button, che è quell'altro. Forse questo ha una chance in più di avere anche gli Questi hanno stili. sempre lo stesso editor, però sì, 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 forever. sì, 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 l'editor non cambia come concetto. Ok, provo. Ma Prova giusto con per questo. vedere, perché nella VCL non è che siano poi convenzionali questo tipo di. Anche qui Ah vuole un no, non BMP e l'aggancia. basta. Ma non è che è un problema di unit. Allora, sinceramente non lo so, il glyph l'ho messo per retrocompatibilità. Non l'ho mai nella realtà Sì, usato, perché perché può comunque darsi usando, che... avendo le immagini, però può Ecco, essere che infatti, lui. visto che adesso sono comparse le immagini, adesso sì, perché hai messo un T-image e lui ha abilitato la possibilità di avere tutte le immagini, Però quindi è un problema penso che dell'IDE. forse dipende anche dalle unit che lui include, perché magari adesso le. Ma la glyph è sempre stata poi solo bitmap alla fine. Eh sì, allora Perché la sì. glyph c'è divisa in quattro, c'ha quelle Ma tu cose. prova, fai una prova, prova a caricare forzatamente un PNG, forse riesce lo stesso. Forse è solo un problema del filtro. Bisogna Del... vedere di che tipo è il. Allora, adesso qui c'è un po', sicuramente un po' di roba.
Trasparente, cosa potrei avere? Dai, ero già qui anche prima. Togli il filtro, devi mettere, togliere il filtro No, ma bitmap, lì metti non all c'ho, files, non ho se delle no mi... cose, so di non avere Eh? delle... Perché vedo l'anteprima e vedo... Allora, facciamo Sì, asterisco, punto, bravo. asterisco. Voilà. Però effettivamente, adesso che ci penso... Prova a vedere se te lo apre. Vedi che te l'ha preso. Sì. Ah, No. no, ok. No, Questa no. cosa potrei approfondirla. Manca probabilmente la registrazione delle unit che gestiscono quell'immagine. Però Sì, dici, tu certo. metti qui una robina, chiaramente bisogna, aspetta, bisogna mettergli Aspetta, però, digli 32, esatto. sì, perché se no la Color depth. trasparenza, Color depth. ah, non vedevo la... Sì, CD32. Ok, adesso ti carichi la tua. Magari falla un po' più grande l'immagine, Ah, quindi giusto, default è va 16. impostato prima, se no mi Eh azzera sì. tutte le... Allora, 256. E 256. 256 e via. Sì, poi basta separate. No. Ok. Benissimo. Quindi siamo qui, quindi qui gli dirò images, questa image index, bam. Esatto. Ah, c'è anche il testo perché giustamente lui dice. Quindi tu dici con questo... Ah no, devi fare così, metti anche un T-image sulla... ce l'hai già, caricagli un'altra immagine lì dentro. Allora, dov'è la Qui picture? picture, sì. Qua, allora, load. Tanto questa digerisce di tutto, quindi piglio... Guarda, lo sfondo. Ok, adesso il Questo ovviamente deve pulsante, stare sopra. Bring esatto, to front. ed è Ah. già trasparente, vedi? Sì, l'immagine riscalata, diciamo, ha dei problemi, però perché viene ridimensionata, ma Quando ci passi sopra fa il focus, ma perché funziona così anche lo speed button di Delphi? Se lo metti lì, vedi che funziona uguale. Anche lo speed button però di sì, Delphi conta quando prende il sempre l'area, focus. diciamo. Ciao, Cristian, direi, dal Nick. Ti sei perso un inizio che abbiamo dovuto Travolgente. ripiegare, quindi... e quindi questo ha causato un po' di problemi, ma facciamo finta che non sia successo niente. No, Allora, ti faccio notare una cosa perché è molto importante, di sotto non si nota. C'è una differenza sostanziale tra graphic button e speed button. Torna nell'IDE, ne mettiamo giù un graphic button sotto lo speed button. quindi un graphic Ti button. sta il graphic button, ok. La differenza sostanziale è come agganciagli anche qui la stessa immagine, Quindi tu sostanzialmente. dici sotto? Sotto nel senso qui No, sotto mettilo a fianco, sotto al a fianco, sì, così lato? Ah, vediamo che ok. si comporta in maniera diversa Allora anche come questo ha le dire, stesse nell'allineare la property. caption. Ok. Bam. Ok. Prendi quello di sopra, allora non, allargalo di più perché sennò così non si vede. Ok, vedi che allargandolo quello sopra l'immagine segue, cioè si centra rispetto al font. Ok? Ok, adesso stavo spostando un po' questa fuori dalle scatole perché c'è ogni cosa in mezzo allora, lì. Tanto abbiamo... trasparente l'abbiamo visto, quindi... Sì, Esatto. questi sono tutti e due, uno di fianco all'altro, esattamente al centro. Questo invece Esatto. E è come se quello lì avesse sopra diviso lo in con... due e c'entra nelle due aree, quindi... Sì, perché il componente del graphic button è uguale al componente di un T button. Mentre in Delphi, nella VCL, lo speed button, che è quello grafico, ha un modo di visualizzare l'immagine
diverso rispetto all'immagine che allo standard del T-button. Quindi io ho usato il layout del T-button come possibilità nel graphic button, mentre nello speed button usa come funzionava il vecchio speed button. Questo perché se nella stessa applicazione vuoi usare, sempre per questione di coerenza, vuoi mixare dei componenti grafici, dei componenti button, devi poter anche allineare le immagini nello stesso Nello stesso modo. modo, se no è il discorso Altrimenti. proprio all'Indiana Jones, togli l'idolo e metti, Esatto, cioè esatto. togli uno, butti dentro l'altro e quindi è come se non fosse successo nulla, ecco, da un certo punto di vista, ma in realtà. Esatto. Questa cosa, che come non fosse successo nulla, mi piacerebbe fartela vedere perché introduciamo anche l'utilizzo di altri componenti. Mi piacerebbe adesso fare un esperimento con te, se ci riusciamo, prendere un'applicazione intera fatta in Delphi con i vecchi pulsanti e andiamo a sostituire i vecchi pulsanti con quelli nuovi, cambiando poche righe di codice. Tu hai scaricato la carta, ce l'avrai la cartella con le demo, con le applicazioni demo di Embarcadero? Sì, ce l'ho da qualche Ok, allora parte. apri un'applicazione, ti dico quale, una abbastanza Allora, vado a complessa. Si chiama. vedere Sì, nella cartella di demo. è Ok. Public Documents Sì, sì, Embarcadero, sì. bla bla bla. Sì, ce l'ho senz'altro perché ogni tanto. Qua, Ok, studio. studio 23.0, 23, samples, credo Object Pascal, c'è VCL. VCL e poi c'è CRM demo, qualcosa del genere. Windows 10 CRM demo, eccola lì. Ok, Ok, quindi la apriamo. bam. Che tra l'altro questo Io non ti ha lo direi. stile. Sì, questo è proprio un Windows 8. Ah, questa qui è complessa perché qui a sinistra ha un componente category buttons. Prova pure a lanciarla che vediamo come funziona. Magari non compila Di default. No, 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 compila. Tutto sommato non è Che comunque malaccio. Ok. non è neanche No. bruttarella, cioè Sì, comunque. infatti guarda, vedi, però qual è il concetto? Che tu cambi lo stile, là in alto vedi che ti fa cambiare lo stile. Windows 10 blu lo cambi e Ah, scegli giusto. Sky, ok, eccetera, e chiaramente cambia tutto secondo lo stile Sky, no? Compresi i pulsanti, piuttosto che glow, eccetera, no? Quindi, però il concetto è, bene, ma a me piacerebbe avere lo stile glow, ma voglio i pulsanti ristondati dappertutto, cioè voglio quindi vedere questo export piuttosto che sotto, se vai sotto leads o account ci sono diversi pulsanti. Questi Ah, qua sono ok. carini, per cui se stringi la forma si riducono, cioè c'è anche un po' di cose particolari, si allargano e si riducono, non si stringe più di così, stringe ancora di Più di così ah no. non si stringe, sai, C'era una costringe. pagina forse sales dove addirittura fanno sparire la caption e sono abbastanza sicuro che faceva una cosa anche del genere. Allarga un pochino. Beh, qui si sì, sta Eccoli, eccolo qui, riducendo i vedi qui due lo fa. cose Toglie le caption praticamente a e poi se runtime. allargo, puff, Sì, ricompaiono quando di c'è, nuovo. esatto. Quindi è un'applicazione che fa diverse cose, diciamo con diversi componenti, eccetera, eccetera. Ma questo Allora. è tutto manuale, cioè tutto, sono loro che Sì, guardano la no, dimensione. è scritto via codice. Non solo, fa anche una serie di cose che poi andiamo a vedere quando lo andiamo a sostituire con i nostri componenti. Adesso apri il progetto GitHub perché mi piacerebbe far vedere, ce lo vedo che ce l'hai già aperto lì Questo sotto. qui, sì. Esatto. Allora, se vai nella wiki c'è scritto parecchia documentazione. No, no, in alto dove c'è wiki. So Ah, che non proprio fa la quasi wiki mai nessuno. del... Ok. Eh sì, la wiki del progetto è abbastanza complessa. A parte c'è la descrizione, eccetera, a un certo punto trovi la spiegazione Interposer Unit. Apri questa parte. Penso di aver capito dove andiamo a parare, Eh però... sì. Allora, usando il meccanismo di Interposer, tu puoi semplicemente dire. Aggiungere semplicemente una unit a tutte le unit di progetto.
Infatti vedi che fa proprio l'esempio con la demo, con questa demo che stiamo Esatto. usando noi qui sotto, no? Quindi devi fare questa cosa, aggiungere queste 3 righe di codice al DPR, le prime tre. No, sopra. Esatto. Ah, sorry, ho visto il... Change the project DPR add in those units. Quindi prima cosa Quindi chiudo un attimo... Beh, vabbè, potevo lasciarlo anche lì, ma... modifichiamo Allora, view source... e te le aggiungi lì sopra dove vuoi, anche prima di Teams o anche là sopra, va bene. Sì, non so se magari c'è un... No, Però non vedo che ci c'è una... sono. Ok. Oh, bene, torniamo di là a vedere cosa devi fare. Poi, sotto, dopo Application Mainform on Taskbar, scrivi questa cosa qui, copiati anche questo pezzo di codice e lo scrivi sotto, e poi ti spiego cosa fa, ma è abbastanza. Si capisce Questo abbastanza. va indicato... Ah, dopo sempre qui. Qui, Dopo Mainf esatto, sempre qui. Ok, praticamente. per esempio, tu qua gli dici, ok, mi piace registrare, perché c'è anche questo meccanismo negli styled components, un rendering style di default per tutti i pulsanti. Cosa vuol dire? Che di default gli styled components hanno la proprietà styled row type bt round rect. Questo vuol dire che nel DFM quella proprietà non è salvata. Quindi io ho sempre una chance a runtime di dire no, ma il default, registra che il default quando costruisci il componente, se non è specificato nel DFM, è un altro. Quindi in questo caso stiamo decidendo che tutti gli styled button, tutti i graphic button e tutti e le DB Navigator avranno tutti i pulsanti stondati. Esatto, Salvo ove diversamente specificato, come si dice. salvo ove diverse, ma qui non è specificato da nessuna parte perché addirittura non sono né DFM, non Sì, ci non sono ci sono neanche componenti, cioè non nemmeno, no? sono neanche quei Esatto. componenti, quindi... Esatto, adesso torna di là, c'è l'ultimo step da fare e dice Ok. aggiungere questa unit nelle uses. Adesso facciamolo magari su una form sola, Ma giusto per magari poi vedere che. qui le crea Esatto, solo... facciamolo sulla main form. Esatto, Prendiamo la più grossa che c'è. ok, compiliamo e vediamo che succede. Ok, lancio e bam. E sulla main form, guarda lì a sinistra, Sì, il se category notava button subito. ha preso il category button fatto con lo styled button. Guarda i pulsanti. Esatto. Anche qua sono già tondi. Sia qui. Anche qui, però è chiaro che la feature fatta a riga di codice, immagino che comunque rimanga. Esatto. C'ha una E con lì riga. loro, perché, no, perché li Bisogna... hanno fatti più stretti che alti, per cui se tu fai il rounded più stretto che alto viene fuori così il disegno. Sì, la Non hanno dimensione fatto dei originale che non pulsanti, è, cioè non l'hanno fatto perfettamente, l'hanno non sono ritagliata quadrati, sull'aspetto. probabilmente è tipo largo 30 e alto 40, hanno fatto probabilmente una cosa del genere. Però questo è il cioè, vedi anche sotto la DB Grid, qua c'è una DB Grid Ah qua sì, sotto. giusto, perché dove ci sono tante griglie, anche qui... Questo è il concetto di coerenza su tutte, e sì, è anche la DB Grid con le immagini degli styled button che sono diverse dalle immagini Questo è il usate calendar, dalla sales. DB Grid classica. Esatto. Però questo demo non gli avevo mai dato troppo, però non è malvagio come... Non solo, se guardi, se cambi la classe, qui c'è il meccanismo, scusami, lo stile, invece Windows 10 Blue scegli appunto Windows 10 Purple, per dire, allora è tutto purple compresi gli styled button, perché gli styled button funzionano anche scegliendo la logica degli Questo stili. probabilmente l'hanno fissato o lo Sì, mettono fisso. no, l'hanno fissato loro quello. Questo invece che rimane, come di prende quello attivo, si adegua ovviamente al colore, Esatto, al... Questo non ho idea esattamente. di cosa sia, ah, forse Con un cambia un po' filtro, di... Sì. credo, sì. Quello credo che sia un Ah, fa da filtro. filtro qua sotto forse. Sì. Bene, adesso non funziona più nulla. Vabbè, cioè comunque era...
Sì, diciamo che è una demo carina un po' per far vedere che insomma si possono anche fare delle applicazioni un po' carine anche con i componenti di base di Delphi, usando gli stili, eccetera. Però in questo modo aggiungendo. E anche qui lui si restringe, adesso qui magari non potrebbe dire, forse lo preferirei un pochino più espanso, però anche così, cioè comunque è abbastanza preciso, non è che abbia, cioè ci sta come, ecco, forse qui metterei uno un po' più quadrato, però se ho capito bene, Ah sì, tu vai là, basterebbe che ok. io andassi qui e gli dicessi che poi è il default, Ti quindi round rect, esatto. round No, quello è rect. lo style graphy. No, là devi intervenire sul. Ah, scusa, questo è l'altro. Sì, no, allora. Dunque, register default rendering, style button, style graphic button. Ah, ok, quelli là sono dei button normali. Allora, non sono delle. È vero, non hanno usato. Prova ad andare nella form, perché secondo me non hanno usato il category buttons lì, quindi Però sta questo è prendendo. già. Sono Sì. pulsanti normali. Adesso mi piacciono già di più perché riempiono meglio l'area della, però hanno quella lieve, come dire, stondatina che ci sta, come, cioè più bello Esatto. così che rispetto a prima come Ma non tondo, solo, tu però. cambi gli stili della VCL e lui rimane stondato così, perché questo l'hai deciso tu. No, non è più legato allo stile della VCL che se scegli Windows 10 sono tutti quadrati, no? Eh Sai sì, che per esempio lo stile perché della VCL è Windows 10. se prendo proprio il Windows classico, ad esempio, che è il più brutto di tutti, ecco, l'unica cosa bella sono questi pulsanti. Ok, quindi questo è un po' il meccanismo. Qui dovrebbero aggiungerci un po' di degli stili nuovi. Adesso c'è qualche problema, però a volte anche in live, quando c'è la grafica. Questo è molto chiaro, molto. Sì. Fai un'ultima cosa, scegli Windows. Mi sembra che hanno lasciato anche lo stile proprio Windows, cioè quello Sì, non l'ho scelto stilizzato. prima che Ok, era bravo. abbastanza brutto. Qui, quantomeno, però questo. Esatto. Questi gli hanno messo delle icone, ovviamente del colore, queste se Non le sono hanno scelte gestito loro. loro il cambio del colore dell'icona in base allo stile, vabbè. Esatto. Ok, questo era un po' per introdurre il concetto dell'interposer, ma perché lo dico? Perché noi lavorando in ET, lavorando spesso facendo attività di porting di vecchie applicazioni, magari non ti metti a trasformare i componenti di tutti i DFM, magari un'applicazione con 1000 DFM, le ho viste, non sono. Cioè, classico trucco che questo si Il mette trucco, davanti e questo qua è il quindi ti trucco, esatto. trova, essendo compatibile magari una 1 con le proprietà, tutto, cioè Esattamente. praticamente non li customizzi, ecco, però customizzi, cioè diciamo li trasformi nei nuovi, non li vai uno per uno a dettagliare, ma se di là cambi i default, giustamente Sì. loro prendono i default e quindi devi scegliere, cioè essendo tutti uguali, devi scegliere uno stile globalmente coerente. Però se volessi farlo in maniera diversa dovresti andare a cambiare i componenti, quindi. Esatto. Poi nessuno ti vieta che dai un'impostazione generale e poi cominci magari su alcune forme a andarti a personalizzare a quel punto i componenti. E lì come si fa normalmente? View as text del DFM sostituisci in tbutton con tstyled button, punto. Uno vorrei potrebbe farlo, perché Che tanto sono, potrebbe sai che le farlo anche proprietà qua? sono Sì. caricabili. Sono esattamente identiche, per cui è anche il funzionamento è praticamente identico e Questo quindi. pattern che è pericoloso quando ti viene fatto che non te ne accorgi, in realtà in questo caso diventa uno strumento per, come dire, gabolare da un certo punto di vista, però alla fine ti ottiene l'effetto di trasformarti tutti i componenti in un altro. Poi dopo uno purista potrebbe dire, beh, me li vado a sostituire, però diciamo Sì. che se devi far vedere a uno come vengono pure hai da stilizzare perché. Ovviamente quando riprendi in mano molti progetti, se fai vedere un commerciale che hai rivisto la grafica, per lui è a posto, dopo tu ti puoi concentrare sul resto. Sì. Ma l'occhio vuole quasi tutta la sua parte, ecco, quindi alla fine il problema poi è Esatto. questo, com'è. E giusto Ok. come inserto, in realtà le dialog Bravissimo, le dialog, sì, è un in altro sé. capitolo. Quindi questi sono tutti assieme, però forse devo.
partire da Styled, che era, vabbè, Animated, immagino poi siano lo stesso con supporto a grazie a Skia, al fatto che gli permette lo sticker, WebP, ho visto che c'ha, supporta veramente una marea di formati, quindi questo è il test dialog che fa già il suo lavoro, però è anche questa animata, quindi... Allora, questa è animata, dunque, avevo un problema, è animata perché tu nell'IDE hai i package di Skia installati. Ah, quindi lui... Quindi di default lui utilizza di fatto la dialog di Skia. Ma questo è un effetto che non sono riuscito a togliere perché lo style task dialog devo studiare un po' meglio. Come si fa a design in un certo senso al tuo package a non fargli vedere un altro package installato? Questa è una cosa che Che non lo forse è so. anche pericoloso, Probabilmente vabbè, pericoloso no, però. Ah, ok, quindi esatto. qui puoi customizzarti anche i pulsanti all'occorrenza, cioè Sì, gli vediamo che potresti andare a funziona. dire, forse non l'ho reso visibile. Enable default caption. Ah Sai no, che ci non lo sarà una so se riesce a proprietà fare. custom forse. Custom buttons? No. Siccome non li vedo comparire, non vedo. Allora, è più facile perché poi anch'io non li conosco tutte le proprietà. È più facile se apri la demo che ti Giusto. fa vedere come puoi fare la customizzazione a runtime. Quindi queste non sono form a forma di dialog. La forma è completamente ridisegnata, infatti adesso nella demo la possiamo vedere com'è, per cui anche qui si parte da una forma che io ho deciso di farla in un certo modo, anche le dimensioni delle icone sono molto grandi, magari a qualcuno può non piacere. Vai in Style Task Dialog Demo. Ok, infatti cercavo la. Ce ne sono due, prenderò Sì, questa e qui. questo sì, poi questo in runtime se lo compili o meno con Skia funziona con le animazioni oppure no. Ecco, lancialo pure Quindi e questa è quella già incorporata. qui ci sono entrambi, no? Ci sono per esempio, la demo fa sempre il confronto tra le dialog di Delphi normale e le dialog avanzate, per cui se tu clicchi su Native Task Dialog, quello lì, questa è la dialog normale che tra l'altro non ti fa nemmeno gli hyperlink. Questo è un limite delle dialog, cioè in Delphi hanno introdotto le task dialog, ma le task dialog di Windows funzionano con gli hyperlink. Peccato che se glielo passi a quella di Delphi non lo tratta. Sì, cioè devi definire i pulsanti, devi mettere esplicitamente sul. Esatto, mentre il custom, diciamo le task dialog, queste qua funzionano appunto. Adesso lì ci attivo solo l'ok, di là Questo poi ci. è uno style button perché c'ha la manina Sì, che, e poi vedo in esatto, lo bordo. capisci, hai già capito il trucco. Se cambi Dialog Button Type e scegli Bootstrap, che ne so, e di là mettici dentro anche, non so, Yes, No, anche un po' di pulsanti in Ah, più. qui c'è la. Sì, su tutti i pulsanti che puoi mettere nelle Dialog. Ok, e Poi come Cancel. default posso mettergli yes. Ok, Sì. Ok, lanci la Custom. hanno sì i colori. Default si vede poco, Esatto. ma dipende anche dal tema che lo fa vedere magari in grassetto. E qui ovviamente se clicco. Sì, sono. Anche beh, cioè, la domanda è retorica perché anche perché se non faceva quello è finito il cinema, ma. Esatto. Quindi va sia su URL esterni che su. Vabbè, fa una shell execute, non fa niente di che. Intanto però lo riconosce e in ogni caso. Quindi in questo Esatto, modo qui c'è quel abbiamo. concetto che essendo nella dialog i pulsanti hanno l'attributo modal result, vince l'attributo modal result per definire il colore del pulsante, cioè lo stile del pulsante praticamente. Oh, questa uno non la vorrebbe mai vedere, però giustamente ci sta.
C'è anche quella, dialogue type. Ok, qua sono io che scelgo Esatto. il tipo di dialogue. E comunque anche questo diciamo che ha un suo occhio, perché quantomeno sembrano. Questa è la task dialogue Questa è quella net, nativa. Sì. che qualcosa si sforza a fare, tutto sommato. Qui c'è già, No, insomma, ma un po'. infatti nella nativa, nella task dialog, se usi il componente task dialog, gli puoi mettere dentro gli URL, ma quando da codice tu scrivi show task dialog e gli passi come messaggio l'URL nel testo, lui non lo trasforma. Sì, cioè devi E creare degli questo. elementi specifici come command link che lui conosca. Esatto. Ormai direi che quella task dialog è il default, perché comunque direi che vista ce l'abbiamo tutti. Non Sì, esatto. dovrebbe Che più c'è in essere un più la problema. possibilità di dargli anche il titolo, non solo il testo. Stavo guardando test dialog tester. Dove si vede il... Ah no, scusa. C'è footer text, quindi se tu in footer text scrivi una cosa così, Sì. lui te l'accetta. Bella domanda. C Sul slash mode. footer, prova, sul footer non lo so. No, No, sul qui non lo footer no. prende. È una questione di corpo del messaggio, di message. No, semplicemente perché mi sono dimenticato di fare l'espansione, probabilmente, nel footer. E quello è Vabbè, tutto codice scritto. in effetti, vabbè, cioè non è che sia così, però qualcuno ci vuole infilare un copyright. La main Sì. icon si può customizzare. Guarda, non lo so, ma tipo, sicuramente sì. Sì, allora, in realtà, allora, anche qui c'è la unit, allora, queste immagini che vedete quando apre una dialog, ok, questo X grossa rossa. Se vai nella Più bella questa. cartella delle risorse, ci sono tutte queste immagini nella cartella delle risorse. Quindi basta andare a cambiare quelle immagini e a ricompilare il package. Dentro styled Ok. components, no, a Ah, livello quindi sopra, sì, prima. giustamente devono essere, Sì. quindi sta in source. Credo images. No, queste sono le immagini Dai, sue, l'ho qualcosa qua documentato da qualche c'è, parte. error PNG, custom PNG, Sì, ma non credo che le carichi da qui. Torna su Styled perché sono Components, in... vai su. Dove ci deve essere un file res. C'era un file res dentro Sì, c'è nell'images. Ah, eccolo qui. animation Ok. res. Ok, se apri l'animation RC è sorgente per la compilazione del res, no? E lì compila, ecco qua, compila queste immagini. Ah, questo è per le animazioni, ok, per la Queste risorse lotti, delle quindi queste animazioni. sono animate perché usano il formato. Se io però faccio così, no, le ho messe per tipo, ma non me le build res file of animation. Forse sono incorporate in qualche altro modo. Però scusa, basta che Allora, fai così, guardiamo. sì, apri la unit. VCL style dialog. Forse c'è un image list customizzato qua dentro, banalmente, se non ricordo male. No, no, nella Ah, forma proprio che avevi nella aperto. quella di prima. Style dialog form. Questo non è la forma. Questo Style è il dialog. componente. Ok, però dovrebbe avere una reference. Guarda a destra dove hai il project group, hai VCL style task dialog form Ah, unit. proprio la dialog. Ok, allora. Ah, volevi vederlo da qua. Sì, perché vado a memoria, l'ho fatto un paio d'anni fa, non mi ricordo dove sono finite quelle immagini lì, forse in un image list o in un image collection, non me lo ricordo, però è tutto customizzabile. Qui c'è un Al limite si apre, panel. ecco, questa è una cosa interessante. Sul progetto GitHub, nella parte issue, se si fanno delle domande, di solito poi rispondo là dentro.
Se si va a vedere, quello è il modo per comunicare con me, per fare delle richieste o chiedere come fare alcune cose se magari non risultano subito chiare dalla documentazione. Se c'è già spiegato nella documentazione, vi rimando direttamente alla documentazione, altrimenti adesso ho anch'io. Ci sono nomi delle immagini, image name, image index. Infatti, mi ricordo che l'avevo fatto. Allora, sono abbastanza maniacale nel fare le cose. Asterisco punto. Sì, poi comunque il codice si legge tranquillamente, cioè non è proprio. Sì, ma poi Load appunto. dialog image, ecco, forse get icon load image, che la carica da qui. Qui Vediamo se la carica da una risorsa. non si può. Ah, perché qui è abstract, quindi probabilmente implementato da qualche parte. Forse da qualche parte qui. Dai, dai, lo demo, adesso lo apro anch'io. Metti un break qua così vedi a runtime quando entra. Eh sì, io faccio sempre così. Vai. Ah, ci sta. Sì, non ci sbagliamo. Zacketer. Ok. 7. Quindi, bram. Ah, era edita da questa, quindi. Però image picture bitmap get bitmap image list. Ah, c'è un image list qua dentro, quindi Sì, fai F12. Ah, l'era edita ok, sta c'è qui. la base, è vero, sì, c'è la base da cui ereditano, quella standard e quella per le animazioni, adesso mi ricordo. Mi è venuto in mente. Quindi se qui fai F12 c'è un image list in Ops, quella unit sorry. lì. Vai qui. Ah, Bravo, eccola lì. eccola qua. C'è l'image list con dentro le immagini e quindi uno Posizionata se le. qui proprio per indicare, ecco, questa Sì. produce immagini qua dentro. Sì, è Non ti sei assegnata a aperta? runtime, ma ci sta perché ci sono poi Ma non tutte ti sei le. aperta adesso? Cioè, ho visto che. Sì. Ah, Ma io non la. volevi vedere. Ah, ok, Sì, credo che proprio la. ci sono dentro. Esatto, ci sono dentro le icone. Quelle che la standard usa, ma uno se le può customizzare qua dentro. O siccome c'è una form che è eredita da questa, se le può customizzare anche Sì, si nell'altra può form. ereditare, cioè diciamo probabilmente interpretando la domanda, forse lì si intendeva se c'è una chiamata che vi consente di passargli direttamente l'immagine da visualizzare, probabilmente la domanda era. E Boh, si può pensare di fare. Non mi ricordo, non credo. anche vero che poi se usi stili diversi, cioè dopo dovresti trovare Eh modo anche sì, di associarli al probabilmente. significato, al resto, quindi se inizi a Ci differenziare sono. la coerenza diventa. Esatto. Però se uno dice ho proprio bisogno assolutamente di sostituire questo con un altro, sì, confermo, pensavo di passare l'immagine, ma immaginavo, perché ho avuto la stessa Sì. curiosità quando ho letto la domanda e quindi ho fatto la stessa. Allora, io non sto seguendo la chat perché non la vedo, io ti sto vedendo Ah, ma te. infatti te dico io. Ok, Quindi. sì. Però dice, ma va bene così, Marco Pavan. No, ma nel senso è una cosa interessante, anzi stasera era proprio uno degli obiettivi, era Ci anche quello di vedere accontentiamo, se ecco, insomma, perché. un programmatore che si approccia a questi componenti, se ha delle richieste, se ha delle idee, magari io. Cioè, posso immaginarlo. Io una volta che mi sono trovate le mie, sono contento così e vado avanti. E vado avanti. Sì, cioè se 40 o 50 temi non sono abbastanza, avete qualcuno in più, Esatto. siamo. Secondo me i gusti sono abbastanza coperti, poi dopo. Apri la demo animated, che così vediamo che di fatto lavora con la stessa base, la stessa for di base. Allora, aspetta che sono qui, task, ah, sono tutti qui Sì. dentro, però c'è l'animated task dialog. Così poi, cioè qui si è vista anche un po' i demo, quali sono, dove sono, cioè se uno vuole andare a Sì, vedersi tutto, ci cioè sono poi. perché adesso gli altri componenti è più facile vederli con le demo Perché direttamente. non c'è, cioè, sono, vabbè, non sono neanche pochi in realtà come demo, però alcuni sono proprio. Cioè ce n'è uno ma ti fa vedere tutto, quindi alla Sì, fine, cioè, sì, sì. quando guardi quello basta che guardi dove. Quindi questa è la solita scrausa, questa.
c'ha la sua animazione. Esatto, là in alto scegli il tipo di dialogue type, cambia l'animazione chiaramente. E anche qui le animazioni sono appunto dei file JSON lotti registrati come risorse. Risorse, quelle che abbiamo visto prima. Esatto, e quando lui deve fare load image fa un load from resource, carica il file lotti. Sono questi qua. Esatto. Questi sono salvati in animation.res, il programma include animation.res e se vai adesso ad aprire la form a design, quella che mostra l'animazione, Quindi vado qui. espandi di là la lista delle form Ah, qui. alla destra, Ah, bravo, sì, cioè tu apri, vedi, vado a vedere che c'è il esatto, apri form. questa. Ah, non trova l'ancestor, vabbè, solito errore che non ti apre prima l'altra form. Forse perché non è nel progetto. Sì, forse sì. Però Però in sì. realtà lui la trova. Sì, sotto source. No, Sta sotto source. il task. Ah, No, perché sono sotto di là, source. giustamente. Sì, Quindi sono sì. Sì, quelle. gli manca una. Dunque, cos'è la style task dialog? La standard, quella sotto. STD Questa qua. unit. No, allora l'altra, vedi che mi confondo anch'io, quali sono le Secondo me due? sono tutte, cioè o meglio tutte e due, sono l'una e l'altra è quella, la standard mi pare sia quella, aspetta, No, eh. questa non è No, la fo questa è questa non è un componente. form, quindi, però Sì. sì, cioè comunque è Sì, è chiaro vero, è il in... fo è form, è questo, form è la base, poi standard è la base, ok. Adesso se vai Adesso su dovrebbe farla animated, vedere. sì, se fai su animated fai, dovrebbe aprirtela, senza problemi, infatti. Che poi è Lì sopra c'è un uguale. lotti, sì, c'è un lotti, un componente di schia, quello lì. Questo qua, Quello lì, esatto. certo, è L'animated un PSK image. animated image e nel metodo loadImage vedi cosa fa praticamente. In questo caso non carica un'immagine da una bitmap, da un image list, scusami, ma Fa un implementa questa resource stream. qua. Trova Carica il lo nome string dalla dell'immagine. risorsa col nome e poi lo assegna. Gli dice di non fare il loop e poi fa fare animazione, schia, fa tutto il resto fondamentalmente. Esatto, sì. Oh, schia è un gran apporto, devo dire. Poi qui c'è anche scritto comunque using. Forse queste, queste sono più facili da sostituire perché non essendo nell'image list tu vai lì, cambi il file, se li Sì, compili ti sì, sì, sì. trovi. Sì, Però sì, è anche vero che cioè, alla fine. no, si può fare banalmente un evento on get image, on get animated di me, un qualche evento per cui poi dopo uno si aggancia e si mette dentro. Ecco, visto che si parla di animazione, andiamo a vedere gli styled animated buttons. C'è una demo carina. Perché visto Allora, che vediamo. vogliamo usare schia anche sui pulsanti. Beh, cioè Abbiamo comunque la come demo integrazione. Ah, scusa, demo che ho sbagliato. Style animated animated button buttons, demo. bravo. Però c'è. Ah, X7 vai sopra là, da X7 in ok. poi, sì. Ok. Questo mi Qui sembra è di già, ricordare, esatto, assomiglia me lo vagamente a ricordo. questo. Sì, esatto. Allora, lì c'è già un componente, però questo è interessante perché c'è anche il codice che fa vedere, così lo vediamo, come si fanno a costruire dei pulsanti a runtime. Ci vuole veramente poche righe di codice. Adesso prima lo lanciamo così Sì, vediamo cosa così vediamo succede. di cosa stiamo parlando. Esatto, lui Immagino che crea se via. Lui... clicco. No, allora dipende da come Ah. animate o mouse over. Quindi se vai sopra l'icona inizia ad animarsi. Non al pulsante, ma Ok? all'icona e basta. Esatto. Sì, allora, al pulsante non lo so, c'è questo dubbio, mi piacerebbe ragionarsi se ha senso che si animi davanti al pulsante, perché è una cosa che non è prevista oggi, che si anima appena vado sopra il pulsante. Oilà, qua abbiamo dato il via al Sì, perché lì form in dici... Cioè, movimento, quindi. è sempre in movimento, esatto, in quel caso sono... Se noi Mentre c'è che. l'anime... Ah, però l'animate on focus credo che sia...
non so se è sullo, su, Sul sul tab. focus e quando vai sul tab, esatto. Esatto, perché io sto tabbando dall'uno all'altro e vedo che fa. Arriverò prima o poi qui. It's not a feature, it's not a bug, it's a feature. Poi hai tutti i vari allineamenti, quindi. Sì. Poi sì, in alto, diciamo, questi potrebbero essere quelli ovviamente più convenzionali, perché hanno. Però se uno vuole metterci qui qualcosa, oppure farlo girare tipo loader, che quello non guasta mai. Tra l'altro forse funziona anche senza un thread, perché Schia probabilmente va su scheda grafica, non lo so, cioè non hai bisogno di. No, in realtà si blocca, cioè nel senso se tu sei fermo, fermi la GUI, lui si blocca perché di fatto le animazioni dentro Schia sono gestite con dei timer, con un timer. E quindi se tu blocchi il thread principale l'animazione si ferma. Ah, usa un timer? Ma come fa a essere così fluido con un timer? Secondo me la fluidità poi è dentro nel fatto che quando fa il rendering è molto, molto veloce. Però c'è la precisione, di solito gli sarebbe da vedere. No, il timer lo usa per, sì, lo usa per far scattare il tempo, per far, quando fa scade il tempo da un frame all'altro. Ci ho guardato dentro un po', perché sarebbe bello che su certe situazioni dove l'applicazione è ferma, l'animazione va avanti lo stesso, ma non funziona. Se non Devi usa la fare un scheda thread, grafica, cioè no. se non è Cioè, un job per la scheda se stai facendo grafica. una query lunga sul thread principale, il thread principale lo uccidi. Se stai facendo una query lunga, il thread principale lo tieni dedicato alla GUI e fai girare la query su un thread secondario e quando ha finito notifichi, allora funziona tutto bene. Cioè, dovresti entrare nell'ottica della VCL come si sviluppa mobile gestendo in maniera corretta il thread principale che non deve mai essere bloccato da un'operazione lunga e tutte le altre operazioni che fai. Qui, se guardiamo il codice, è interessante vedere come si creano quei sei pulsanti. Bastano poche righe di codice per creare i pulsanti di un certo stile. Quindi qui vale tutto quello che è già stato detto, nel senso che qui mi aspetto di trovare style button, e quindi questo mi configura tutta la grafica che sta attorno al fatto che poi Esatto. c'è anche l'animazione, quindi se piace lui. L'animazione qui non c'è nel componente perché dovrei integrare i componenti di Schia dentro nel componente Cioè editor. magari un Per altro editor, così. In realtà lo vedi solo dall'Object Inspector, l'animazione. Però sì, sull'animazione non è che hai, a parte Sì. l'avvio e quelle proprietà, non è che hai bisogno di. Quindi se io prendo questo qui e lo assegno, diventa Sì. scuro. Se clicchi sul pulsante, sul componente, e qui nell'Object Inspector hai la proprietà, mi sembra che sia. Ecco, come hai fatto ad aprirla? Tasto Da dove? destro, Ah, Animation bravo! Ma Editor. pensa, l'ho pure fatto il componente editor, non me lo ricordavo. Le cose che si fanno di notte, poi ogni tanto perdi anche la memoria di aver fatto una cosa del genere. Sì, c'è un componente editor in più, proprio per gestire l'animazione dentro nel Che è pulsante. simile poi È quello di fondamentalmente. Schia, no, è quello originale di Schia. In Ho questo proprio chiamato modo puoi loro. andarti a prendere, a parte che ce Sì. n'ho È anch'io degli altri di questo tenore, perché lo quello che prendo saluta, no? come. Quello che saluta Felice, che hai usato per Twitch. Dove Dopo me lo esatto. devi passare, quello lì che saluta Felice. Ah, io li ho scaricati con un bot su Telegram, a cui gli mandi lo sticker e lui ti restituisce uno zip con dentro i WebP degli. E Bellissimo, ci sono bellissimo. tutti questi qua. Eccoli È qua. Ah, eccoli qua. sempre lui, comunque, No, ma vuoi dirmi quindi. che non hai installato Schia Shell Extension, Marco? Sulla tua macchina. La mia bellissima estensione per vedere le animazioni dentro Windows. Al momento no, perché siccome ho delle estensioni che, Ero in come dire, conflitto. fanno un po' di casini, e quando cambio utente mi cerco di tenerlo. C'ho un programma dove le ho ridotte tutte al minimo, perché a parte che io uso l'altro tool tipo Total Command, se mi fa vedere. Sì.
Ecco, Tocco, io ho appena eseguito un ride con 10 Fai spettatori. ok qua, Un ride, dovrebbe... per chi non lo conosce, è un utente di Twitch in live che arriva con ben arrivata, buonasera. Poi faccio anche... oddio, faccio fatica... Aspetta, che vediamo se riesco a scriverlo giusto. Di solito si fa lo shout out. L'ha fatto, forse. Speriamo. Spero di averlo scritto giusto. Ah, Tocco, Tocco, che... che streama, stanno facendo un gioco. Chimera si chiama, tra l'altro, mi sembra, se non ricordo male, il titolo. E l'altra sera ho fatto un raid, c'è tutta la Kanban board, cioè, roba, come dire, da veri professionisti, cioè, c'è l'audio in corso. Infatti poi voglio vedere con Unity, che sarebbe interessante. Io al momento ho visto solo Castle Game Engine, quello nostro, che comunque è molto interessante, il creatore è un pazzo, ma... Quindi... Sì, è molto scioglilingua e quindi... Ben Creatore di Castle arrivati. Engine è quello che parla a 1,5 di velocità, no? Quando vi fanno. L'avevi Sì, vista è l'intervista? Michael che quando l'ho visto in conferenza mi ha chiesto, siccome ho visto la live che avevo fatto sul suo engine... Mi ha chiesto un po' di cose, solo che il mio, come dire, inglese è talmente poco fluente che mentre mi sforzavo di parlargli mi è venuto a sudare la schiena, cioè, dallo sforzo di... perché mi viene in mente tutto ma non riesco a tradurlo, sto a tradurlo in mente, non riesco a... Però sì, comunque è interessante, cioè anche lui è un pazzo scatenato a farsi un game engine che è comunque molto interessante da quel punto di vista, però... No, quindi questo Ah, possiamo dagli caricare ok. questa roba Scusa, qui. sì. Insomma, Ok. metto questo da vecchio, così. Quindi WebP, Lotti, sticker di Telegram, cioè alla fine Sì. Qualsiasi con Skia si viaggiatore. fanno un sacco di belle robine. Adesso qui gli altri li crea Runtime, infatti me li ha creati di sopra, giustamente. Però se sì, io tiro giù un po' questa roba qui. Stiamo facendo un po' di demo su un package mouseover. Mi piace più il click, che quando clicchi ti fa la... Ciao Sì. Tickers. Un altro che in realtà sì, conosco su un altro canale, quindi... No, cioè chiaramente questa roba è... Che tra l'altro streami anche tu, no? Con giochi, non mi ricordo, perché mi devo... Ricordare di fare gli shout-out, di pubblicizzare chi arriva, giustamente. Perché, vabbè, io poi nel dubbio lo faccio così. Io il gaming normalmente non lo porto, quindi le live sono più noiose a quelle a cui siamo abituati. Io è qua. Che... Ho sbagliato. Ci manca un pezzo. No, forse vabbè, dovrei averlo scritto giusto. Ma come, Manico? Non lo sapevo, non l'avevi mai visto. Mi stanno scrivendo in chat, sei pelato. cioè, non mi sembrava fosse una novità, comunque. Vabbè. Un'amarezza devono essere. Ieri sera si sono stupiti No, quando ho detto che avevo quasi 46 anni. Stasera scopriamo che. ma Come non è la diceva cuffia? Claudio Bisio, non sono pelato, la riga in mezzo che è un po' larga. No, hai messo Esatto, la cuffia per andare in piscina, è color carne. anche. Non ti avevo visto. Sì, però puoi anche essere meno sconvolto, che così cioè, meno. Cioè, che figura mi fate fare, no? Twitch è bello anche per questo, quindi poi io quando finisco i live di programmazione vado a vedere live di gaming perché mi diverto su gente che caccia i fantasmi, gente che ogni tanto gioco anche, ma quello è... Se io in giovincello io sabato passo al mezzo secolo, vabbè, più o meno. Ah, caspita. Parimpampu 83 ha appena iniziato a seguirti. Grazie anche a... stasera c'è un sacco di gente in giro.
Queste sono live tecniche noiose, almeno per chi gioca, invece per chi programma, invece facciamo della roba del genere. Power Muffin 19 ha appena iniziato a Ma che vi siete seguirvi. messi d'accordo tutti in questo? E per pensare che 10 minuti fa stavo per chiudere, ho detto ciao ciao a tutti, adesso non so chi streamo o meno, non riesco a fare gli shout out a tutti. Magari qualcuno me lo dice, se lo fa da solo, così gli metto. In realtà non stiamo neanche programmando, stiamo cliccando e stiamo facendo vedere. Non ti voglio far finire la live, ma io poi oggi ho dato e quindi oggi ho rilasciato un'applicazione web fatta in Vue su Azure a due mani. Mio socio su Azure che ha fatto tutta la build e così io sul front-end siamo diventati di gomma. Quindi, però, vabbè, manca solo l'applicazione da fare, ma per il resto. Il resto. No, non so se qualcuno. Saluto qui è arrivato in chat. Adesso ho perso i nomi. Parimpampù, Power Muffin. Qui abbiamo dei nomi. Vabbè, che io non posso dire niente perché anche il mio non è che sia così. Se qualcuno ha delle domande su quelli che seguono, diciamo, la parte di sviluppo, quindi non di gaming o così. Ma. Però sì, direi che dai, come carrellata, anche perché dopo non voglio tenere qui. Hai da ridire sul mio nick? No, no, assolutamente, ci mancherebbe. Assolutamente no, anzi, appunto, stavo dicendo che mi rifaccio da tanto, esatto, perché qua giochiamo ogni tanto a un gioco tipo Party Animals, ad esempio, dove ci sono degli animali pucciosi che però si prendono a schiaffi e mi arrivano continuamente con i piedi in faccia e mi fanno un danno clamoroso. Molto carino, adesso una di queste volte lo porterò in live perché ogni tanto ho fatto qualche live di gaming, mi mettevo il logo compila quindi gioca. Però dopo arriva una serie di persone che si aspettano la programmazione e dicono: ma stai giocando? Ah, ma stai giocando? Dico, ogni tanto bisogna anche rilassarsi. Quindi, no, dai, comunque devo fare complimenti per il mega lavoro perché secondo me, cioè, è interessante al netto delle funzionalità in sé, anche per come, cioè, è scritto il codice dal punto di vista anche, se uno volesse dire, didattico. Vedere come fare anche solo per l'interposer e come trucchetto uno potrebbe dire: ok, magari devo migrare un software grande o qualcosa del genere da una versione precedente. Uno potrebbe dire: mi uso questi trucchetti, cioè sempre fare anche un po' la conoscenza. Aspetta, che faccio lavorare un po' il vecchio, lo animo un po'. Adesso finirò programmazione e poi vabbè, in questo caso con l'integrazione con le animazioni così è bellino perché comunque drag and drop, cioè metti la tua animazione. Di queste animazioni se ne trovano ovunque, su Telegram ci sono sticker più o meno sconci, tant'è che la mia applicazione che ogni tanto faccio comparire, questa qui, cioè l'ho fatta in 2 minuti fondamentalmente, ci cioè, ho messo 10 perché gli passo l'immagine da caricare al volo, però c'è cioè, un finestra trasparente, ci metti l'immagine, dici la finestra è trasparente dove c'è l'immagine, si vede sotto, la metto, l'ho messa full screen al centro oppure mi sembra sia solo centrata, però c'è proprio la proprietà, position, cioè non penso di non aver scritto neanche una riga di codice, quindi però cioè, tu ti fai, non si vede, ma io ho lo Stream Deck dove quando clicco lancio l'applicazione con l'immagine come parametro, sotto si vede che compare. E poi c'è un timer che dopo 5 secondi chiude e quindi finisce l'applicazione. Mi configuro tutti i miei pulsantini e alla fine, cioè, senza andare a comprarsi della roba un po' complicata. Grazie, Tickers. Ci vediamo su un altro canale. Qui non faccio, una volta lo farò al raid, ma non in questo caso perché devi sapere che è un toscano che gioca, però da toscano e giocatore, ovviamente le imprecazioni sono. Non fa, è un canale che non farebbe per te, diciamo, da questo punto di vista. Non si contiene, però si ride molto. Quindi si riescono a fare delle cose anche carine. Poi c'è la versione community che definiamo token toscano, bestemmiatore seriale variegato, esatto. Quindi si riescono a fare delle cose carine in pochi minuti anche senza essere troppo esperti di programmazione. Qui, cioè, almeno
Però diciamo la parte degli stili e tutto il resto dei pulsanti è una vera figata, perché sono veramente tanti, cioè si vede che c'è proprio il lavorone dietro la documentazione, cioè da prendere spunto è veramente tanta roba, come direbbe. Sì. Le ultime due cose, Marco, che poi si fa tardi. Volevo far vedere due righe. Apri un attimo la form per vedere come si creano i pulsanti a runtime, perché secondo me è una Ok. cosa interessante. Ho schiacciato Cioè, il tasto, ma spesso può servire avere appunto la necessità di. mi aspetto un ciclo. No, qui ci sono gli C'è un create stili. button. Credo che ci sia una create button. Allora, aspetta che lo vediamo da qua. Create un Sì, button. esatto, ok. Vedi che c'è T-Style Animated Button Create Styled, quindi il costruttore è fatto così, dove vuole l'owner, poi vuole i tre valori, quindi Bootstrap, in questo caso poi l'image name e norma, perché l'image name corrisponde allo stile, in questo caso, alla classe, scusami. Esatto, quindi tu hai, cioè con questo lui te lo crea, ti imposta già quelle che sono le proprietà Sì, principali. perché alla fine il gioco è su tutte quelle tre proprietà principali che determinano il grosso. Poi in questo caso style radius perché è un round rect, ho voluto mettere style Sì, che si radius, ma veda bene che se comunque non no. è convenzionale, ma c'ha una formula diversa già all'occhio. Esatto. E niente, poi qui si fa vedere anche come eventualmente impostare le animazioni, le dimensioni delle animazioni, ci si possono agganciare delle image list, eccetera. Sì, Quindi. poi è poi quelli che crea questa cosa qui. Esatto, Quindi, sì. ah beh, poi sì, Infatti. c'è la dialogue, quindi c'è il link, c'è Sì. l'animazione, cioè queste sono quelle già incorporate. Ma comunque un'applicazione tipica per Windows che quando fa sta roba qui, fa un po' di animazione, comunque fa già come dire, un po' il suo occhio, ecco, da questo punto di vista, questo che scrive. Ci sta, cambi lo stile, diventa anche scuro, quindi sono sempre. Quindi anche qui, essendo una forma, becca lo stile. È un Esatto. po' un reinventare la ruota, ma è una ruota più bella di quella che abbiamo, come Sì, dire, di esatto. Sì, alla serie, e fine. quindi ci sta alla fine. Che poi la dialog in sé è proprio c'è un esercizio di stile, cioè metti i pulsanti. Li rendi visibili, sono tutti lineati, quindi cioè, bisogna lavorarci un pochino, però alla fine il più è. Però Sì. una volta che ce l'hai, cioè comunque chiaramente l'effetto è tutta un'altra cosa, per cui. Ah, vedo che mi. Ah, questo è l'errore. Di queste se ne trovano in giro ovunque, quindi quando uno le vuol mettere. Poi se uno non gli piace l'icona, eredita o comunque è facilmente estensibile. Adesso Sì. metterò. Impiegherò in qualcosa, così metto i contributi, cioè dovrebbe essere anche abbastanza facile, mi sembra comunque abbastanza stabile, cioè non ci sono, vedere, a parte che era già la terza versione, mi dicevi prima, siamo già Sì. alla 3.5.3, quindi insomma, Sì, è già ormai esatto. abbastanza, cioè già abbastanza messo la frusta, quindi sì, non Parecchio, ci sono sì. dei glitch particolari o cose di questo tipo. Non ti chiedo Guardiamo ad esempio di solo accettare i cookie quando lanci. l'ultimissima cosa, Marco. Guardiamo giusto la carrellata delle demo che ci sono, proprio perché non si Yes. può, cioè non basterebbero forse 3 sere per farli vedere tutti i componenti che ci sono dentro. Però le demo sono veramente esaustive. Se prendi la demo, non so, della toolbar, Style Toolbar. Giusto, che è una cosa che non abbiamo, quindi Eh vado no, ci sono qui. tutti, c'è lo style Turbo, c'è lo style DB Navigator, c'è lo style, ci sono. Ok, già vedi un'impostazione design. Le demo di sotto sono quasi sempre costruite con questa logica. Un confronto tra le demo, tra il componente standard e il componente invece Infatti qui style. mi diceva toolbar, qui invece dice style toolbar, quindi questa è Esatto. quella più. Esattamente, esattamente. Esattamente, e però la cosa importante è questo, che per esempio in tutte le demo c'è sia la versione già messa a design sul DFM, sia del codice che crea il componente a runtime, perché poi nella realtà molto spesso magari scrivi del codice per costruire una toolbar ex novo, dandogli dei pulsanti, eccetera. Quindi se tu adesso lanci la demo e provi e clicchi su Create Toolbars,
ti fa anche, c'è dentro anche il codice per creare le toolbar a runtime, che è quella là sopra. Poi, per Saranno simili a esempio, quello di prima, add sì, styled con. esatto, è molto simile a quelle di prima. Qui ti fa vedere una cosa, per esempio, fondamentale, che attivato show caption, le toolbar di default di Delphi dimensionano il pulsante in base alla caption. Cioè la caption, Sì, se tu hai un c'è. pulsante con Poi la caption lunghissima, ti diventa larghissima la toolbar, che è sono un anche a paradosso. volte, cioè dopo lui dà, esatto, dà lo stesso a tutti gli altri per farli uguale, Sì. diventano veramente terribili Uno perché schifo. sono. Invece la mia funziona esattamente al contrario, cioè tu with, anche se c'è show caption, tu spostando with, la barra lì sotto cambia la with e volendo la fai stretta o larga come decidi Sì, tu, cioè puoi comunque creare. trovi il modo di scegliere la misura che più o meno sai che contiene, anche perché se viene troppo lunga non ha molto senso, e poi dopo vai a. Non riesco a pigiarlo. Questi sono piatti, ma tengono comunque la loro list. Ah, sì, è vero, c'è lo stile con l'icona a sinistra. Ecco, qui magari dovresti farla un po' più larga perché deve starci anche Ma l'immagine. esatto, Però qui sì. proprio te la vai a rifinire nei minimi termini. Cioè qui vedi già che inizia a essere un po' problematico perché sta un po'. Vabbè, sono diverse queste effettivamente. No, questa è quella già stilizzata, questa è quella normale e che è andata a capo, tra l'altro. E quindi sì, questa è rimasta così e si vede abbastanza bene, quindi. In quella stilizzata usando i corner, cioè non mettendo alcuni angoli, puoi fare dare quell'effetto che adesso si vede spesso in alcune applicazioni web. Per esempio, open e home sono due pulsanti che scambiano quando uno va giù, Ah, il l'altro va su, group tipo fondamentalmente. group, quindi. E mettendoli così con la parte interna senza il bordo, si capisce di più che sono due pulsanti che fungono da toggle, cioè Ah, sì, da perché tu l'hai lasciato stondato, hai tolto il bordo qui, Esatto. quindi sembra un pulsantone unico, ma avendo due colori diversi, capisci che è un gruppo. Sì, poi c'è il Esatto. separatore che ti aiuta magari sulla cosa, però. Quindi se io cambio. Ne ho preso uno che era del tutto simile, questo che è scuro, che okay, ha tolto troppo all'altezza, sto facendo troppi danni, ok. Però sì, lo vai a tarare. Ah, c'è scritto qua la dimensione del. Se togli questo, ovviamente sei avvantaggiato, ma è anche più. Forse questa è anche più carina, perché ultimamente se usi delle cose molto standard si capisce subito qual è il. Come dire, il significato di questo direi che è inequivocabile, cioè a questo punto. Questo è un preferiti, questo è un. Quindi sì, like, option. No, ci sono un sacco di. Esatto, sì. Sì, di scenari dove effettivamente non è banale, ti danno una grossa mano al netto della. Parte la grafica, cioè c'è la grafica, ma c'è anche il concetto della grafica che ti aiuta ad avere una coerenza dal punto di vista che l'utente deve capire la relazione, quello che sta vedendo e come si usa, quindi con quello ti E dà. poi vuoi mettere il notification badge su uno di quei pulsanti? Lo puoi fare, perché a quel punto il notification badge è a livello di styled button. La styled toolbar è di fatto un componente che contiene una serie di styled button alla fine. E quindi, infatti, se tu clicchi su ogni singolo lo puoi customizzare, no? Se tu fai il click su home, Style tool button. t styled tool button deriva da t styled graphic button, perché di fatto sono graphic, non Però hanno qui non vedo il. il badge. Ho sbagliato io? Notifiche, non era notification badge. Ah, Sì. forse non l'ho reso published, forse. Vai. Ah, che buffo, forse non l'ho reso. Vedi, questo è un baghettino. Vai nel sorgente un secondo. Fai F12 e vai nella unit t-style toolbar. Ok. T-custom style graphic button, vai sotto dove c'è published. Probabilmente mi sono dimenticato. Eh sì, non ho pubblicato qua la proprietà. Eh Notification, perché questo lui lo prende da qua, cioè, o sì, lui meglio, ce l'ha. qua no, questo è graphic control, quindi vediamo se lo vado a pescare. Sono in ordine. No, no, non sono qua sotto. Notification badge.
Ah, qua. Esatto, e non l'ho pubblicata di là, mi sono Perché dimenticato. sono sotto protected questi qua. Ah, Sono, no, questi sono public. public perché questo è il custom. Tu sei sul custom. Io quando sviluppo faccio sempre la versione custom Sì, non e poi la normale. versione finale con solo la pubblicazione Però delle scusa, se prop. io Qui mi sono facessi una roba dimenticato. del tipo... Pare che c'è già una form create, ma... Aspetta, come si chiama? Sì. Se tu vai su quel tool button lì, fai Si tu guarda come. No, quello lì. chiama No, quello è tool quello button standard. 1. Ah, scusa. No, Giusto. no, quello è quello standard ripreso. Vai quello. Ecco, like. Style tool button 3. E poi fai notification badge. Sicuramente c'è. Ops, fermo lì. Styled tool button 3, notification badge. Cioè. Ci sarà Fai. No, un c'era il numero, come si chiama? notification count Notification count, uguale 10, 22, ok. o Prova a 99, lanciarlo. quello che è, quello che gli piace di più. Non so se va reso visibile. No, già lì, infatti, già qua. Esattamente come sì, perché poi alla fine è Ho sempre la scoperto stessa che un cosa sacco. dentro una, cioè un utilizzo diverso, però fondamentalmente stiamo parlando sempre dello stesso Sì, componente, esatto, quindi il concetto è quello. poi forse sta meglio anche qua perché è incasellato nella sua toolbar, c'ha questa cosa qui, è di un gestionale, questo magari è una fattura o non so, messaggi in chat, vedi. Cioè, alla fine, che poi anche questa è una cosa piccolina, però ecco, doverla fare custom su un pulsante normale, cioè devi lavorare un pochino, ci metti un'immagine No, sopra, no, fai un po' di... ma non ce la fai perché poi, cioè, sì, cioè poi devi seguire il Dovresti fare un pulsante, non so override e come. mettere, però magari ti piacerebbe di un No, colore, di un sui altro, pulsanti cioè... standard non puoi. Poi l'unica cosa che puoi fare è fare un override, uno style hook che eredita dallo style hook di default dei pulsanti di Delphi e puoi allora disegnare sul canvas. Altrimenti il canvas del pulsante di Windows non ce l'hai. Ah Cioè, sì, anche perché è tentando di vero, perché comunque è un ereditare. API, quindi tu gli dici fammi un pulsante qui, quindi ti devi agganciare alla parte di disegno del tema, se Esatto. no Le non ti... altre demo funzionano più o meno simili, per cui se apri quella, non so, del DB Navigator, è Sì, quello fatta più o meno sulla falsa riga. l'abbiamo Esatto. visto Allora, prima apri sul quelle nuove, CRM. quelle del group, apri la demo invece del. Quelli nuovi sono i category buttons lì sotto. Ah, perché c'è style, Esatto. category buttons. 10.4. Ok. Anche qui, se lanci la demo, allora anche qui ci sono quelle standard e quelle. Questa qui a sinistra sono quelle standard. Quella tutta a sinistra. Quella a destra, sia la seconda che la terza, sono styled. La seconda che prende, che ha uno stile uguale per tutti i pulsanti, la terza che è lo stile customizzato per ogni singolo pulsante. Quando fai create category buttons, là sotto te ne crea delle altre e poi ti dà anche tutte le opzioni e qui ti puoi sbizzarrire. Soprattutto puoi fare una cosa che il category button di default non fa, è spostare l'icone al centro, a destra, a sinistra, sopra, sotto. Un category buttons di Delphi non Ah, gestisce cioè sempre a posizione sinistra, dell'icona. appunto, sono... Sono sempre a sinistra fisse. Infatti qua Sì. sono al centro, sono, vabbè, al centro. Anche la caption non la Right. puoi spostare. Sì, ho proprio fatto il minimo per... Cioè, comunque Minimo sindacale, certe volte. sì, Sì. cioè è molto difficile che... Beh, però l'icona a destra potrebbe anche starci come... Sì. Perché magari la usi per notificare qualcosa, dipende sempre dall'uso che uno vuol fare di quel... Cambi Esatto. l'altezza. Però qui c'è ancora quello standard, giusto? Sì. Anche lui Quello è quello però standard, quello lì al l'altezza ce centro. l'ha dal Sì, pulsante. l'altezza sì. Meno Non ha male. show caption. No, show ca sì, non ha show caption, mi sembra che non puoi. Prova a toglierlo. No, allora ok, in quel caso ce l'ha show caption, ok, full size ce l'ha. Questa è una cosa che ho scoperto sviluppando i miei, che non pensavo che di default lavorano full size, invece di default non lavorano full size. Cioè tu in un category button puoi avere dei pulsanti che vanno a capo, o più pulsanti sulla stessa riga. Beh sì, perché se prendi la toolbox già di Delphi e metti le solo Sì. le icone,
li vedi di seguito, quindi come su un flow. Anche questo, diciamo, è molto interessante, perché comunque puoi adottare, cioè qui è molto come demo, sono molto funzionali anche quelli di Delphi, perché poi non è che ci siano poi tanti ambienti dove c'hai dei componenti di questo tipo già fatti, stilizzati. Anche questo, almeno qui, è abbastanza pulito, però. Quindi qui metti in un badge anche qui, per dire, perché è Sì, sempre quel ovviamente. componente, giustamente. Cioè, Tanto o prova a vedere, mi meglio. sa che anche qui mi sono dimenticato di pubblicarlo, eh. Prova a guardare a design. Allora, qui c'è un problema perché il component, l'oggetto interno non è un componente, quindi non puoi agganciare. Esatto, bravo. L'unico modo per andarci è qua. Apri category buttons. Cioè come No, questo sei sulla editor. standard, per quello che non va. Sei Ah, sulla standard. sono su Vai su quello. slide. Ah, sì, perché Esatto. c'ha l'icona che è più vivida. Ok, Ok, qui quindi sì. vedo C'è gli item e qui c'è dentro già un po' più di roba. tutto. Sì, c'è tutta la roba che serve. Scusa, sono gli Vai eventi, sulle quindi. properties. Esatto. Qui c'è style draw type, style match, c'è tutto, no? Style appearance, style. No, forse E per una poi c'è. questione di Non c'è sostituzione. notification badge, forse nemmeno qua. Vai su. No, non l'ho mica visto. Eh no, allora non l'ho reso published anche in questo qui. Però anche qui tu dici vado in style category buttons, categories, items 0 e ci metto notification badge e vedo la. Esatto, sì. Cioè la feature è ereditata, quindi quella Sì. c'è e nessuno gliela porta via, però. Ah, questo è molto interessante. Questi. Li uso raramente questi, anche se poi alla fine è un qualcosa di paginato. È che adesso c'è il mitico, il master multiview, che è molto più comodo. Ah, però quello c'è in. C'è anche la VCL. No, No, c'è solo FireMonkey, ecco. Quindi no. qui l'unica cosa, ecco, in quel O caso questo o potrebbe l'altro è il button group che si assomiglia. Infatti, ho fatto anche. Se vai nella demo del button group, è una demo molto simile a questa. È un altro componente, non ha le categorie. Cioè, il button group è semplicemente un elenco di bottoni, punto finito. Non ha il doppio livello. Il category ha la categoria e la lista dei pulsanti, e la categoria la puoi anche espandere o meno. Mentre il button group è semplicemente un elenco di è bottoni e uno di basta. questi, quindi è uno di quelli in elenco senza le categorie, quindi. Che Esatto, praticamente è più poi sì. penso siano strutturati così anche, cioè che poi il category panel sia un raggruppamento di quelli alla fine, quindi. Non so, no, ho guardato, non... Sono forse diversi. sì, forse hanno tipo l'item. No, nemmeno l'item è lo stesso, nemmeno Vabbè, che adesso poi l'elemento. quelle proprietà sono anche poco rilevanti perché fondamentalmente c'è lo stile poi che guida, cioè alla fine è il disegno che Sì. poi è la cosa che cambia. Ti ricordo che abbiamo fatto il menu scomparsa in VCL in una precedente live. Beh, meno che scompassa, prendi questo componente, lo metti su uno split view e poi giochi con lo split view per farlo scomparire. Secondo Lo split view. me, non mi ricordo cosa avevamo usato, però. No, per forza, c'è solo lo split view che fa quella cosa lì, che ha l'animazione, che anche si fa l'animazione Può dinamica. darsi, forse c'è un E demo, il nei demo CRM della demo VCL. usa lo split view, il CRM È demo. vero che c'è il menu che si. Tant'è vero che nello split view tu gli dici che quando lo collassi, gli dici qual è la dimensione che deve tenere, che di solito è la dimensione dell'icona, del pulsante. Esatto. E poi intervieni nell'evento on collapse, intervieni dicendo caption, show caption a false, per esempio al Ma è button vero, l'avevamo group. utilizzato perché l'avevamo visto sul source anche di uno degli esempi di Delphi Sì, che è che ha quello, è il sol, proprio che ha quella sì. cosa lì, è vero che anche lì cioè si vede che l'animazione è un po' più legnosa perché giustamente è Sì, è fatta. gestita, cioè cambia la dimensione gradualmente, mentre nell'altro caso c'è proprio l'animation della scheda grafica che fa praticamente Sì. tutto il lavoro, quindi in quel caso. Not bad, not bad da questo punto di vista. Niente, dai, abbiamo fatto quasi mezzanotte, ti Dai, lascio direi che andare. possiamo 23:50. Però, cioè, parlando di pulsanti, siamo qui da
un paio d'ore Sì. abbondanti, no, forse di più anche, più di 2 ore, quindi. E sono solo pulsanti, solo ovviamente tra virgolette, perché c'è un sacco Sì. di. Però comunque hanno il loro chiaramente effetto, perché se uno vuole ottenere anche, veicolare anche dei messaggi, task dialog e pulsanti. Cioè, comunque questo è già pronto all'uso e se uno ha già fatto l'applicazione con No, ma certo. quell'interposer in un attimo, se vuole C'è il programma. modernizzarla. Poi se cambia idea, toglie la unit. Magari uno dice lo metto in prova, vedo un po', se il cliente mi dice ma, lo tiri via e sei a posto. Quindi se invece ti dà l'ok, magari ci faccio il salto e a quel punto mi customizzo tutti, mi faccio tutte le varie cosine. Quindi quello ci sta da questo punto di vista. Bello, in questo caso potrei dire di essere un conoscitore di questo style button. Adesso farò un giro nel codice più che altro perché non ho mai approfondito la parte di supporto temi VCL, cioè FireMonkey, più o meno la conosco perché lì è una cosa che proprio sfrutto, mentre VCL dici lo vedo già più come una cosa, cioè usare i temi per me lo metto verde perché voglio che uno quando lo apri dice oh, cosa l'hai fatto? Però alla fine, cioè, in quel caso è molto meno significativo, cioè alla fine non è una cosa che è solo cinema, invece qui avere un pulsante di colore diverso che però mantiene uno stile può anche dire ti faccio vedere molto, in maniera molto evidente cos'è l'ok, qual è la nulla, perché Sì, insomma gli utenti non quello sono mai da fondamentale. sottovalutare da questo punto di vista, però ci sta anche che Certo. dipende anche. Se vuoi image list, sì, ho visto anche il primo commento su Icon Font Image List. Sì, Sì, la può font essere image motivo. list, dovete sapere che in un Delphi Day, non mi ricordo se era Padova, Carlo si avvicina e fa, mi è venuta questa idea, siccome nel web si usano i font per fare, una settimana dopo c'era già il package pronto, pronto e fatto, quindi ho detto, già miseria, cioè dall'idea Ma alla lì è stato pratica. colpa di Luca Minuti che ha fatto una demo come mettere un font su un bottone. Ho detto, ah beh, ma allora se si può mettere su un bottone cosa ci vuole? Si fa un image list che ha dentro il font e Dopo con poi. l'avvento dei vari formati, dice mettiamoci dentro tutto, e siccome lo possiamo mettere in Allora, applicazioni a leggerli, facciamo le shell extension, da lì arriva tutto il resto. ti Quindi. dirò che sviluppando componenti va quasi la metà del tempo a dare il supporto all'utilizzo del componente allo sviluppatore. Cioè, se devo pensare a questi componenti, a dover sviluppare il component editor, a dover sviluppare, per esempio, c'è tutta una tematica, quando hai visto, gli style ed attributes per i 5 stati del pulsante, gestire in modo corretto che a design, quando tu resetti o quando tu cambi una proprietà, devi mantenere uguale tutte quelle di default dello stile, tranne quella. C'è dentro un sacco di codice per gestire questa cosa qui, Sì, che a runtime non ti servirebbe. Tant'è vero che avevo una versione a un certo punto che mi ha scritto uno e dice: ma questa cosa qui a runtime funziona, ma a design è un casino, perché a design toccava alcune cose e saltava tutto. Perché, e quindi lì dentro nel codice, se uno ci vuole di andare a vedere, c'è un meccanismo per gestire tutti i default. Per cui ogni proprietà ha il suo metodo, non puoi dire banalmente default 0 per dire se è 0 non lo salvi, no, questo, il default di questa property da salvare nel DFM è 0, quindi è un metodo che va a vedere qual è lo stile associato su quella proprietà, se il valore dello stile di quella proprietà è uguale al valore che c'ha Sì, infatti attualmente. prima dava il round rect, lo metteva non in grassetto perché aveva uno stile dove Esatto. quello è il default per il suo stile, ma se cambio, cioè lui garantisce la coerenza, però questo è anche efficienza perché comunque DFM carichi, se Ah sì, ipotizzi di certo, avere tanti DFM deve pulsanti, essere tu carichi solo la tua pulitissimo. famiglia, sei a posto alla fine, Uno quindi. style button nel DFM è un T-button con in più 3 attributi, che è style family, style class, style appearance, basta, A meno che uno nient'altro. poi ovviamente non voglia usare stili diversi, cose potenzialmente può farlo, ma a quel punto, cioè, da qualche parte lo devi scrivere, quindi c'è poco da fare, ma è uno Esatto. scenario, cioè se è un caso limite non è un problema, se è fatta tutto così stai facendo un'applicazione Arlecchino che forse non è neanche, cioè molto particolare, in ogni caso comunque da qualche parte saresti dovuto scrivere perché non puoi avere
Cioè, non puoi fare come default cose tutte diverse, se no sfuma la cosa del default. Quindi, Certo, no, no, quello sì. vabbè, comunque in molte librerie web, comunque l'approccio è più o meno questo. Cioè, magari Eh sì. ti fa uno stile, ti fa un pulsante, tu in un file di configurazione gli dici, cioè il default lo pesca da un qualcosa che lo recupera con un valore standard da un oggetto che però se tu vai a ridefinire lui prende quello e quindi tu da lì scegli. Se cambiarlo dappertutto, cambiarlo singolarmente, tutte e due, perché dici cambio il default ma cambio anche lo specifico, cioè alla fine te la giostri proprio come vuoi, quindi alla fine diventa molto veloce da utilizzare e tempo dopo te lo guadagni nello sviluppo delle applicazioni in sé. E fondamentalmente appare anche come un'applicazione un po' diversa dal tradizionale, da questo punto di vista. Quindi no, no, è molto, molto interessante sicuramente anche proprio l'implementazione in sé. Infatti adesso ci farò un giretto per vedere un po' di cose. Grande caro, complimenti, Delphi dovrebbe integrare nativamente questi componenti. Altro che packaging e kit. Ma sai, loro, perché loro devono fare il loro controllo qualità e devono essere sicuri che quando integrano un Eh componente sì, dentro ci siano i lo bug testano, che lo normalmente testano. escono con le nuove versioni di Delphi. Ah, perché veramente un componente installato nell'IDE potenzialmente ti può tirare giù l'IDE in qualsiasi istante, cioè se non funziona bene, Però perciò. loro devono essere sicuri che ci siano i bug, soprattutto se è una versione nuova, e quindi devono Vabbè, controllarli. Quindi vabbè, un po' di satira ci sta, dai, come alla fine ci sta come tipo di. E quindi no, è chiaro che ce ne sì, alcuni componenti sarebbe molto interessante. Secondo me dovrebbe essere un po' di. Vabbè, questi sono anche molto custom, magari non sono poi in tanti che hanno bisogno di. Cioè, però ti danno quella marcia in più. Alcuni, secondo me, non sono bug, sono feature. Esatto. C'era prima l'adesivo animato che diceva. Cioè, alla fine è una cosa tipo il framestand di Andrea Magni, mi viene da dire che io l'avrei integrato già, cioè l'avrei comunque integrato più o meno. Cioè, se vuoi fare delle applicazioni fatte un po' a pagina, mi ti aiuta, cioè, dai un attimo, non so, lo chiami Firestand, così loro sono Eh contenti, sì. però, cioè, più o meno sono una. Cioè, se io devo fare un'applicazione a frame, lo uso per forza perché non. Comunque è troppo pratico dal punto di vista, non sto a mettere tutto nel. Meno che proprio non sia un proof of concept, se inizia un po' a svilupparsi devi aggiungere cose, ma non devi caricare tutto in una botta, quindi alcuni li metterei proprio un po' quasi incorporati, ecco, magari preinstallati o qualcosa del genere, ma ci sta alla fine come schia adesso è parte integrante poi di Delphi alla fine, perché questi componenti. Cioè, supporta le immagini, c'è cioè tutte queste cose che sono comunque interessanti. Non c'hai bisogno di andare su Flutter. Quindi, vabbè, dai, abbiamo fatto praticamente mezzanotte. Quindi, adesso passo. No, se cambio schermata, però rischio di fregarmi. Allora, adesso provo a fare una cosa. Devo vedere che. Allora, dov'è che ho messo il. Ma senti, ma questa prova del code non si vince niente poi alla fine. Di solito nelle trasmissioni vai a casa col premio, Ah, no? Non visto c'è. come è iniziata, è già molto che non sono stato linciato sulla. Perché sì, che so, te lì è comodo, però quella cosa lì mi ha un po' bruciato. Perché se capita che la. No, è che dopo non mi dava più la live nell'elenco della schedulazione perché erano già passati qualche minuto e quindi partiva con lo stesso titolo, ma adesso le ha fatte tutte diverse, quindi le andrò. Tanto poi la vado a cancellare, la vado a ricaricare. Cioè, è comodo perché so che molti magari non hanno voglia di andare su Twitch o meno, però alla fine poi quando non faccio, cioè non uso quello strumento, le faccio così in diretta, cioè le faccio qui, ma perché c'è molta più interazione, cioè non devono essere dei tutorial noiosi. Infatti, vedi che sto cercando di aggiungere della roba tipo, adesso è coperto, tipo queste cose qui, tipo altre. E adesso chiedetemi pure senza remissione, io non ho peli sulla lingua, Effetti sonori, momentaneamente. queste cose stupide, perché così diciamo ci sta un po' anche la dire fare le cose in relax, sperimentare un po', e quindi era interessante vedere un po' di cose, no? Ogni tanto farla
in compagnia quantomeno, quindi niente, quindi io ti ringrazio. Intanto a qualcuno che si diverte, perché anche la Amici, chat che tempo fa, Melegnano! può lanciare i, non so se si sente, penso di sì, perché c'è il desktop condiviso, forse si sente, sento gli effetti sonori, non lo so, ma comunque ci sono gli effetti e quindi vabbè. Niente, quindi grazie mille, intanto anche da parte della chat Tanto che scriveva grazie, grazie entrambi, ti grazie top, ringrazio. eccetera, per Sono io che devo ringraziarti, ma l'escursus, fa piacere, mi spiace per l'inizio che è stato traumatico, però adesso magari mi organizzerò con qualcosa di alternativo in modo che se c'è un problema del genere almeno ci sia il workaround, ma è sempre andato benissimo per tre live, ci ho cosa buffa, infatti, fatto... una È cosa anche buffissima. buffo, quindi ci sono un po' cotto, ma ci sono. Grande Cristian che i supporter. E quindi niente, grazie mille. Adesso non so se riesco a. Vabbè, ti saluto qui così poi dopo ti scriverò. A parte che penso ci si vedrà abbastanza presto perché ci sono eventi in arrivo e quindi poi scambiamo un po' di pareri in diretta, poi vediamo. Cosa dice la gente quando guarderà questa live? Magari qualcuno in più si mette a provare un po' i componenti, dà qualche feedback, magari fa anche contributi, perché secondo me il codice, se tipo uno dice ah, ma non c'è la proprietà, non sei scordato, la tiri su, fai la pull request e a quel punto Sì. magari c'è un motivo, eh. Io lì secondo me può essere che ci sia stato un motivo. La dimenticanza mi sembra strana, però c'è anche questa opportunità, quindi ho capito un po' meno come gira, ci sta. E andiamo a Nanna che domani è venerdì, finalmente, quindi andiamo a preparare le slide per le prossime Bravo. conferenze. Parlo per me. Grazie mille, Grazie, buonanotte, Marco. ci vediamo Buonanotte a tutti. alla prossima. Così io cambio, vedo se riesco. Mi sono un po' perso con le. Ok, adesso qui. Ok, così mi sposto. No, era un'altra. Ho sbagliato. Stasera non ce la possiamo fare. Siamo. E dai, comunque, tutto sommato, considerato che siamo partiti a una certa, alla fine abbiamo fatto anche 2 ore e mezza. Ho avuto molto pazienza e quindi no, lì adesso indagherò. Aiuto, che succede? Indagherò sul problema, poi vediamo un attimo come eventualmente sistemarlo per la prossima volta. Ovviamente che programma quest'ora ci sono solo io e ci sta perché adesso vado a vedere. E quindi scienze, tecnologia, software, niente, sono proprio solo io, c'è qualcuno che fa niente, stasera niente live perché anche perché è un po' tardi, quindi alla fine... No, direi la prossima settimana molto probabilmente non streamo, a parte perché devo preparare anche per i TDEFCON, quindi se non avete ancora preso i bigliettini per la conferenza a Roma... Vi lascio il sito, quindi per chi viene ci si vede là. Una cosa che sto preparando è che a me mi piace abbastanza, quindi sono abbastanza entusiasta dell'argomento che porto. Quindi questo ce n'è anche per il Delphi Day, quindi se qualcuno frequenta una delle due ci si vede là perché è la prossima settimana e quindi non... Niente live, poi se riesco a improvvisare una da là, magari proviamo a fare un, come si dice, un IRL in real life, magari o una cena, un momento magari di pausa, così io purtroppo non sono così influencer e quindi non, però si può provare a improvvisare, a vedere se capita il... Dopo che ho fatto la mia sessione, sperando di non addormentarmi come è successo un'altra volta, che c'è ancora la foto che gira, qualcuno ce l'ha ancora quando mi sono addormentato dopo la sessione, dopo una notte insonne a fare le slide, però insomma, si fa un po' come si può. Quindi grazie a chi c'è stato, scusate per il disguido iniziale, e escila subito. La devo andare a ritrovare perché sicuramente ce l'ho anch'io, poi dopo
cioè, è stata bellissima. Quindi da qualche parte ce l'ho senz'altro, mi devo ricordare l'anno e cosa, perché sicuramente l'ho salvata, però non è che mi piace mostrarmi fieramente così, però cioè, quando l'ho vista fa troppo ridere, perché sono io proprio andato, poi probabilmente russavo anche abbastanza, e dietro Daniele Teti che mi indica, ridendo con io che dormo. Non per rispetto, non era perché la cosa noiosa, ma perché proprio era, sai, quando hai finito, ti sei rilassato al punto, ce n'è talmente tante da ultimare che non ce la fai più, e lì proprio hai dato tutto. Però ci sta, almeno ne vale la pena, ci diverte, quindi. Per cui, buonanotte, che è mezzanotte, grazie a tutti per la presenza e direi iscrivetevi a Telegram, se li seguite sui social, tanto qui non c'è spam, ma metto proprio solo le live, a volte mi scordo pure quelle, ma quello è colpa mia. E poi ricaricherò ovviamente questo anche sugli altri canali su YouTube, così chi non c'era e non è iscritto a Twitch la può rivedere, però se qualcuno si iscrive qui, viene qui, più comodo, perché qui le facciamo regolarmente, quindi forse le faremo a questo punto solo qui, perché visto com'è andata. Adesso farò un po' di test con quel cavolo di cookie e quella cosa lì, e poi vedo cosa riesco a cavare fuori, quindi vedrò di risolvere il problema, anche perché mi può tornare utile. Quindi di nuovo, buon weekend e alla prossima, grazie della presenza, come sempre, mi fa molto piacere, spero che sia stato interessante. Buonanotte e grazie a tutti. Non c'ho la musichetta di fine, me ne vado mestamente in silenzio, ma come dire, non ci posso fare più di tanto. Già è molto che siamo riusciti a tornare in live, a trovare un espediente per vedere anche. Faremo un'app per le live apposta, se ce la facciamo. Buonanotte e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.